No, vabbè, ma figuratevi. Un saluto non è... alla cara consorte di Fede Cosmi, di cui non possiamo fare nome e cognome in quanto minorenne, quindi non potremo dire neanche stavolta che vive in provincia di Gardaland. No, scusate, Mirabilandia. Quello è Fede che vive in provincia di Gardaland. Cioè, di chi stiamo parlando se non del caro Fede Cosmi, che Esatto. vive a Riccione in provincia di Mirabilandia? Funziona esattamente così la geografia italiana. E niente, insomma, noi non è che iniziamo senza Omar, voglio dire, chi è che si permetterebbe di fare una cosa del genere, Ah, no? ti stai davvero registrando prima? No, ho iniziato Non ci credo. subito dopo di quella cosa, però adesso non ci ritornare sopra, altrimenti ti metti nella merda da solo, ok? Giusto, giusto. Benissimo così, gentili ascoltatori, quanto ci volete male in questo momento. E... Signore e signori, ce l'abbiamo quanto vi siamo fatta comunque. mancati? Ammettetelo, ragazzi, che venerdì non ci avete potuto ascoltare perché io tipo ero morto. Non sono sicuro di Eccolo. questa cosa, però. Sì, ma quanto siamo mancati io e Omar, che non ci siamo da molto nel Ma podcast. infatti, Omar non c'è da quanto? Dalla tipo settima puntata. Ah, Omar. siamo in diretta. Ah, Sì. Non ok. siamo in diretta perché non lo siamo tipo mai stati, però insomma. Però non c'è alcuna censura, lo sapete, qualsiasi cosa voi dite d'ora in avanti verrà, rimarrà là perché il vostro simpatico conduttore qua non ha nessuna voglia di rotture di coglioni, quindi dicevo che quanto tempo fa era Omar che ha partecipato all'altra puntata? Era i Era mesi. la nona, no, i mesi, mazza, l'estate già. Te lo dico subito perché, allora, mi Secondo me ricordo era la qual nona. era la copertina. Era la copertina dove c'era Omar che leccava Fede Cosmi. Col Ed era la capitano puntata Marco. 14. Venti. Sì, era la puntata 14. Considerato che ora siamo alla puntata, questa è la. Cos'è? Alla 20! Ah, beh, numero tondo, ragazzi. Siete felici, no? Ma in realtà Certo. no. Benissimo. Così vi voglio, ragazzi. No, era la 15, ragazzi, di integrazione razzista. No, la 14, Blodi come lapo. Sbloodi Scusate. come lapo, sì, era quello. Blodi come lapo. Che è una tua citazione, peraltro, ricordiamolo. Vabbè, no, 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 no. E non mi ricordo per quale motivo Blodi fosse come lapo, però Blodi come lapo va bene, suona bene, tra l'altro ce lo vedo. C'entrava qualcosa sul tirare cocaina, Ma probabilmente. molto probabilmente anche perché non è che il No, lapo io sia famoso. pensavo amministrare la Fiat decentemente. Quindi tirare cocaina, hai detto bene. Anche perché francamente non so, ce lo vedi Blodi che amministra la Fiat? Tirando cocaina, sì. Tirando cocaina come un pazzo. Vabbè, perché giustamente arriva il giorno in cui Blodi non sa più dove mettere tutti i soldi che fa e Ragazzi, inizia a la spacciare. cocaina è Federico Cosmi. No, Non si faceva le ora canne ragazzi, Fede Cosmi. sul serio, il bambino qui ha un serio problema di abuso di droghe leggere. Smettila! Beh, è risaputo, Da vabbè. anche pesanti ormai. È chiaro che le droghe leggere, come può essere la marijuana, sono una Sono una facile porta porta d'accesso d'accesso. poi Chiaro! poi Porta a droghe d'accesso. più pesanti e Ora Blodi pratiche, deve insomma, fare poco fare. salutari, come lanciarsi di sotto da un ponte senza imbracatura. Ora Cosa Blodi che mi hai deve fatto 2 giorni recitare fa, Pippa no? Pagatisco Fax oppure no. Oppure niente, me ne esco. Cosa hai detto? Dalle Marlboro all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. Ok, Esattamente. passiamo. Hai salvato la faccia di Brody. Dall'essere staccata, ovviamente. Va bene, Distacco la ok. faccia. Vai! Mai più! Ok, dai, siamo... Eccolo! Bonsoir, buonasera. Bonsoir. Come No, sta? no, 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 je suis Spanish, mon frère. Sì, lo sappiamo a memoria, lo sappiamo a memoria. Of course, mon frère. Do you want to speak with your mother? Ma sta ancora là, ancora non è putrefatta, scusa. No, 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 he's becoming a little bit, Ok, però voglio dire, è nell'acqua tipo da un mese, a mollo. of course, mon frère. It's good for her skin, mon frère. Si dice Chiaro. ammazzerare. The sun is very hot. And also your Ecco. mother. Ho le prove che un cadavere dopo un mese in acqua non fa una bella fine.
Non le vogliamo. Adesso cerco quelle foto, aspetta. Sì, ma te le guardi te. Ma perché l'hai fatto, Fede? Ma perché no. Fede è un pezzo di merda. Lei è un pezzo di merda. Cioè, non so, stai iniziando a fare come Kirtar. Cioè, tutte le cose più schifose ce le passi a noi che le dobbiamo vedere. Non te le mando, ok? Le dobbiamo vedere, non è che stai... Solo perché una volta ho provato a farti vedere Human Centipede 2, Paolo. No, solo perché l'hai messo in condivisione quando eravamo in chiamata in Skype con altra gente. Raga, guardate sta scena, no! No, cazzo, che cazzo fai? T'ammazzo, Fede, che cazzo fai? No. Potevi mettere Skype a finestra. No, potevo chiudere Skype. Potevi girarti. Esatto. L'ho fatto, assolutamente. Il problema è che 3-4 volte ti sei messo a riaccendere. Ah no, guardate quest'altra, porca puttana. 3 volte, Paolo, non 3 o 4. Sì, vabbè, quindi te lo ricordi anche quanto sei stronzo. Sì, ovvio, è stato bellissimo. Chiaro. E tutto questo comunque sia... Ecco. Ma lei arriverà mai? Cioè, i venti... I'm almost there, mon frère. I'm almost... Le Mexico! Vede la costa, quindi, vede i sombreri. Oui. There's plenty of sombrero. Sombrero. E lei, tra l'altro, essendo spagnolo, lei in Messico la lingua la dovrebbe sapere, si dovrebbe... Je suis Spanish, we are brothers, we are frères in arm, frère d'arme. Secondo me... Anyway, I found something tied around your mother's neck. Cos'è? I want to know what it is. È il laso di Vladi. Sarà tipo... È il laso di Vladi. Oh, mon Dieu! That explains the stink. Non perché è morta, no. No, mon frère. Do you want to speak with her? Ma è morta! È morta da tempo immemore, lei lo sa benissimo. Do you want to speak with your mother, oui or no? Sì, prego. Just a second. Ok. Monty, wake up! Don't stick your head inside the water. You can't breathe. Never mind, is dead. I didn't realize it. I'm sorry, she can't speak with you because she's decomposing. però dai, lo sto facendo con piacere, insomma, con gusto, no? No, go away, you filthy bird. They're trying to peck off your mother's eyes. Oh, you've got your mother's eyes, mon Harry Potter friend. Harry Potter! Quindi sta bene, però insomma l'ho sentita bene, l'ho sentita che insomma si sta godendo la decomposizione, io... Oh, not at all, she's dead. Beh, però c'è modo e modo, no, per essere morta. No, aspetta un attimo, ma aveva detto il contrario la volta scorsa. Non faccia suoni, l'aspetta! Oh, it's not me, it's my... never mind, it's me. Vabbè, che le devo dire? Si prenda cura della salma, spero che la porti almeno fino in Messico. E ci resti, insomma. I'm using your mother's body as a boat. The trip, it's a long journey towards the Mexico. Because I'm trying to reach it by swimming, you know? Ok, waving my hands back and forth. Ma quindi il cadavere di mia madre è riuscito a galleggiare per tipo un mese? Of course, mon frère, it's full of shit. Ho le prove che non è possibile. And so am I, by the way. Quello era evidente, signor Vlad. Ma signor... Non è possibile perché il cadavere di Cosmi è stato il cadavere della mamma di Paolo è stato un mese a casa di Federico. Esatto. Omar me l'ha scambiato per la salma di Mike Bongiorno. Io però vorrei dire una cosa, Omar. Parla? Parlo? No, vabbè, tipo sei tipo... Tipo arrivano un sacco di rumori ambientali da parte tua, però magari... magari era perché stava passando un T-Rex. Come si dice? Non sono rumori ambientali, sono io. Sei te che mentre parli riesci a fare... in sottofondo. No, è perché vive nella esatto. Giungla. E Omar il rumorista. Giungla metropolitana.
Deve essere... E se pensavate a un altro tipo di giungla, cari signori e care signore che ci state ascoltando, significa che siete dei razzisti, mi dispiace. No, Paolo, non stavo per fare la rima. Sei un mi culo. Dispiace deluderti. Sei un cooler, cioè lì che stavo scrivendo. vabbè, ma sono cose che avvengono naturalmente, insomma. Sono eventi di madre natura che vanno e che devono seguire il suo corso, un po' come gli ammaraggi in Messico, insomma, no? Sì, certamente. Cose che succedono, certo, secondo le correnti, le onde, i venti, non è che puoi forzarle. C'è la corrente. C'è la corrente del Golfo che probabilmente si occuperà, insomma, di far arrivare a destinazione il nostro caro Obladi Oblada. Ovviamente, e da lì in poi sarà tutta un'avventura basata sullo spagnolo, quindi sarà divertente. Per adesso gli auguro un buon ammaraggio e... Sentite sto casino, raga. Sì, lo sento anch'io. So io, raga. Ok, no, stavo... perché ti avevi fatto dei magheggi col microfono l'altro giorno, ti ricordi, Omar? Non vorrei che avesse fatto peggio. Ho spento tutto. Ah, hai spento tutto. Adesso. hai fatto bene. Vabbè, lo salutiamo, visto che sta vedendo la Terra, magari arriva entro fine puntata, non lo so se ce la fa. No, ha buttato giù. Ah, ok. Ma con cosa sta comunicando? Me lo spieghi? Cioè... Ha un telefono satellitare, uh-huh, e quindi usa quello per connettersi alla normale rete telefonica nazionale. Mentre rema sul cadavere di mia madre verso il Messico. Sì, esatto, le bollette sono astronomiche, ma tanto paghi te, Paolo. Beh sì, no beh, penso che in teoria paghi ancora mia madre perché la gente è ancora convinta che sia viva poi, insomma. Sì, ma tanto insomma, prima o poi diciamo che lo Stato riuscirà a risalire diciamo all'origine di queste chiamate. E mi manderà delle bollette qua giù in Inghilterra. Sì, la macchina dello Stato farà il suo corso e poi piano insomma, la finirai in prigione. Come cosa? Tutti noi d'altronde. Vabbè, ma io partiamo già. No, Fede, te no, in realtà te sei l'unico che non ci andrai perché sei minorenne, quindi... Sì. Hai ragione, posso... Andami nel riformatorio. Vai in riformatorio dove ti fanno totò sul culetto mentre noi ci inculano gli africani. Pensa che bello se lo mandano in riformatorio, ti prego. No, my friend, I want to touch him on the butt. Vladi, per piacere, nel senso, le sembrano delle entrate da fare queste. Lo sa no, che... No, I was already inside him. Ecco, va bene, grazie, lo apprezzo. Ora, Fede, fai qualcosa, perché se continui a tenerlo insoddisfatto in questo modo, poi succede che, lo vedi, si sfoga con noi pubblicamente. My friend, I am very satisfied right now. Sono I love you, my Fido Cosmo friend. Ecco. I'm so sorry. Per cosa? My girlfriend kidnapped me. No, I will save you, my Fido Cosmo. Oh, I can show you the world, you can show me the Cosmo. And by Cosmo I mean your dick. Va bene, onesta. Io dopo questa. Allora, aspetta, dov'è? I can show you the Cosmo, ecco qua, benissimo, la lasciamo là in peritura memoria. Vladi, lei almeno non se ne va, non se ne vada, lei rimanga. No, I'm still trying to find my lasso, my friend. Have you seen it somewhere? Perhaps. Io non vorrei portarle brutte notizie, però ho l'impressione che sia abbastanza lontano da lei. What do you mean, my friend? Messico. Mi sa che è sulla strada per il Messico in questo momento. No. You must be sick or just dumb. There is no road towards Mexico, you dumb idiot. No, intendo... ha presente quella persona, quello che la doveva uccidere, però non c'è riuscito, insomma. No, that disgusting bitch. No, non mia madre. Mia madre è solamente un elemento... Sorry, I was mistaken. Mia madre è solamente un elemento di contorno in questo scenario pazzesco. Ecco.
Mia madre è solamente un vascello. Io spero che prima o poi tua madre guardi questi video. Io spero che non succeda assolutamente mai nella vita. My vessel friend. Ecco, appunto. Se mai accada, un saluto alla mamma di Paolo. Saluto che non gli arriverà mai per nessun motivo, perché piuttosto mi impicco io, ma va bene. Ciao mamma. Abita ancora lì tua mamma? Cosa ha detto? Abita ancora lì. Of course, she won't be reaching your message, your shouts out, she's dead. Ti posso andare a far vedere. Paolo, ma ti impicchi al comodino? Beh, cioè, perché devo essere tipo un novello, come che si chiamava quello là che si è attaccato all'attaccapanni? Alla gamba del letto, se no, Paolo. Sì, al budello, novello insomma. Novello Carradine. Carradine, esatto. Sì, mi sono impiccato al budello di Mima. Ah. Comunque, ok, le vuoi fare queste intro dei saluti? No, io credo che siano dovute delle presentazioni, anche perché... Come? No, pensavo voleveste già fatte. Ma se è passato un quarto d'ora, voglio dire, sarebbe ragionevole pensare che l'abbiamo già fatti, ma no. Sono dovute delle presentazioni, ragazzi, perché questi due signori qui non li vediamo da tanto tempo e, come ben sappiamo, abbiamo un riciclo continuo di nuovi spettatori che ci seguono assiduamente per una puntata, poi si trinciano le orecchie pur di non ascoltarci mai più. No, per non ascoltare altro, perché vogliono che quella sia l'ultima cosa, esatto, che abbiano sentito. Sì. È come quando provi, che ne so, un piatto particolarmente prelibato e dici, porca miseria, non riuscirò mai a sentirne uno altrettanto buono, e quindi ti tagli la lingua. Io vorrei farti un ferro bollente in bocca. Come a me, c'è sul portatile cantata di Linkin Park, avevano trovato una puntata di Passa di Serpente. Chiaro. Quindi qualcuno di noi si deve suicidare. Vabbè. Sì, ogni puntata c'è uno di noi che si suicida, comunque. Vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori. Per quale motivo pensate che non ci sia Andrea in questa puntata, infatti? Esatto. Funziona così. Cos'è? Cos'è? Oh! È Bloody che si suicida. Ah, vabbè. Non ce l'ho fatta. Sarà per la prossima puntata, ragazzi. Comunque, che dire di questi nostri ospiti di stasera? Beh, c'è il grandissimo, il padre di Fede Cosmi, che abita in provincia di Mirabilandia, ma suo padre no! Suo padre abita a Roma e sto parlando naturalmente di Omar! È il padre di nessuno. Come ora? E dall'altra parte della costa, rispetto a me, e poi anche rispetto a me, anche rispetto a me, dall'altra parte della costa, rispetto a se stesso, un bambino, ma che dico un bambino, un neonato, ma che dico, uno spermatozoo, il migliore di tutti, quello che è riuscito a fecondare l'ovulo. Sto parlando naturalmente di Piadina Romagnola, Fede Cosmi. Andatelo a trovare a Mirabilandia. Ancora con la stessa voce di quando alla fine della pubblicità dei farmaci. Sì, sì, no, ovvio. E last è un romagnolo, prego. Sì. Last but not least, colui che come una scheggia impazzita ormai rilascia video più spesso di quando va al cesso. Sto parlando naturalmente di Nolan. Un saluto a questo grandissimo uomo. Ciao. Ah no, quello, scusate, era è un'altra figura retorica presente da queste parti. Ok, molto bene. Ci manca solamente una cosa, insomma, che però non viene. Io speravo che arrivasse prima, invece no. Ah, oh, Paolo, e se apprezzate solamente questo podcast sorprendente dalla lingua si tagliente, sintonizzatevi stabilmente su questa nuova puntata di Facce di Serpente. Grazie. Benvenuti, signore e signori, a grazie, questa nuova puntata. Grazie, Vlodi, l'ho apprezzato tanto e adesso con lo stesso... Ora sei contento? Sono, sì, mi sento che ci siamo levati sto dente e quindi... Facce di Serpente. Bravi. Di serpente. Scusatemi, Sì, scusate, il jingle di Facce di Serpente è Bloody che dà una manata sulla tastiera premendo note a caso una volta.
Brang. Mi stava abbastanza piacendo. Brang. E niente, quindi ci siamo levati tutte queste incombenze. Sì, sì, direi proprio andare che... al bagno. Prego, vai pure. No, vabbè, però ovviamente ti devi portare il microfono. Esatto, esattamente. Ovvio. Ragazzi, io ho una dura esperienza di vita vissuta da raccontare e da esporre per questo podcast, e però insomma non è che voglio eccedere nel protagonismo, quindi se puta caso ci sono alcuni argomenti nella vostra testolina che volevate utilizzare, prego, altrimenti vado io. Vai. No, ecco, vai avanti te che poi magari un argomento ce l'ho io più avanti. Va bene, ok, perfetto. Allora vi racconto che cosa è successo il giorno 29 agosto, il giorno dopo del mio compleanno. Giorno 29 agosto? Luglio, parla luglio, e non rompe i coglioni subito, uno dice una parola fuori posto, devi cagare i coglioni. Metti. E benvenuti a un uomo che non sa neanche il giorno in cui è nato. No, ma perché ora è agosto, però era il 29, il giorno dopo il mio compleanno, non rompe i coglioni. Dicevo, il giorno dopo il mio compleanno. Paolo, scusami un attimo se ti interrompo. Quando sei nato? Il 28 di luglio. In che anno? Di che anno? In che anno? E quello della mia nascita. Ah, ecco. E benvenuti a questa nuova puntata di Scopriamo chi è il 35enne fra di noi. 45enne. Ma che 40, tu madre? Cioè, oh! Cioè, allora, ci sei te che mi aggiungi gli anni. Cioè, c'è Andrea che mi toglie centimetri d'altezza. Cioè, ogni volta che... Cioè, veramente, ormai non esisto... Non esisto più, ma esisto da sempre. Funziona così. Comunque... allora, infatti racconta sta cagata. Il giorno dopo del mio compleanno stavo andando, sono andato a fare la spesa al supermercato qua sotto casa e devo passare da una strada abbastanza trafficata per raggiungere il Logus Amenus là, però è una strada, cioè 10 minuti ci arrivo, è tranquilla. Ora, qualcuno di voi potrebbe sapere, perché è già stato magari detto in partenza e in passato, che io ho una paura degli insetti terrificante. Questa è una cosa che sa chi mi conosce che sa chi mi conosce da secoli. Ora, perché fa già ridere, Omar? Non fa già ridere? Ma sì, se ne comincia a scappare come una checca alla vista di una coccinella. No, aspetta. Di un maggiolino, solo che era un'automobile. Cioè, ti tiro un pugno. Non siamo mai stati nella stessa stanza, ma io ti tiro un pugno. Uno scarabeo, solo che era un motorino. Dicevo, praticamente è successa la seguente cosa. Io stavo passando accanto a una aiuola di robe brutte e viola che attirano calabroni. E quello che è successo è che il calabrone mi ha trovato particolarmente attraente, ha deciso di ficcarsi sotto la mia giacca. Sotto. Io ho letteralmente urlato fortissimo e senza guardare ho fatto uno scatto e ho iniziato a correre in una direzione qualsiasi. Il problema di questa circostanza è stato che quando io mi sono guardato intorno, mi sono reso conto che ero dall'altra parte della strada. Dall'altra parte, io assolutamente senza guardare, mi sono buttato per strada come un pezzo di merda. E letteralmente, quella è una strada trafficata, cioè sono più le volte in cui passano le macchine che quelle che non. Ho beccato, cioè 2 secondi dopo, il tempo di respirare e di rendermi conto, oh mio Dio, che cazzo ho fatto. E sono ricominciate a passare le macchine. Ci ho avuto un culo di quelli che fanno spavento. Però nel senso tuttora mi sembra... Cioè veramente ho rischiato la vita, ma pesantemente là. Pensa che bello, saresti potuto morire per fuggire da una bestia innocua. Sarei potuto morire per fuggire da una bestia innocua. Un cazzo, perché fanno schifo e mordono. Ma non è quello il problema. Ma non uccidono come le macchine quando ti investono. Quello no. Però nel senso, infatti non è che lo racconto per dirne che ne vado fiero, insomma, cioè... No, noi siamo qui per schernirti e fare fan di te. Ma assolutamente. Paolo, potevi vincere il cazzo di Darwin Award e niente. Ma guarda, no.
nel senso, non è quello il mio scopo è possibilmente rimanere in vita. Però il problema è che possiamo riderne quanto ne volete, però io non me ne sono reso conto. Cioè, nel senso, quando in quel momento là è stato letteralmente istinto. L'istinto di cacciare un bestemmione e fuggire il più lontano possibile, se non fosse che là per là il cervello mi ha fatto cacchina e non ho realizzato che veramente potevo rischiarla pesantemente. Quindi, che schifo la vita. Però sono contento di essere ancora vivo, insomma, sarebbe stato un modo abbastanza stupido per andare. Comunque sei arrivato a 35, 2 più De Cristo, quindi è già una vittoria. Esatto. Sì, ho capito, ma arrivare a 35 per poi morire come un imbecille, nel senso, mi sarebbe... Si lancia sotto un tir per sfuggire, sì, a un calabrone. Saresti morto, saresti stato ricordato per 10 minuti. Ovviamente, e in maniera assolutamente divertente, più che altro, perché non è che saresti là, gli volevamo bene, no, era un coglione, tipo. Sì, ma ti morto come tale. Tutti vestiti da calabrone al tuo funerale. Che bella, bellissima. Suoneremo il volo del calabrone. Ce lo vedo, guarda, sì. E comunque, niente, detta questa cosa, che insomma, visto che ho sempre troppo orgoglio, quindi è sempre il caso di prendere la mia autostima e prenderla a pedate pubblicamente, come abbiamo appena fatto. Ma che autostima, voilà. L'autostima è una leggenda metropolitana. Ma infatti, ma quale autostima? Infatti, è un retaggio fascista. Assolutamente, esatto. Sì. Parte delle versioni fasciste. Ora, la domanda, le domande che questa spiacevole circostanza mi hanno sollevato, vabbè, sono... Perché è diventato cristiano, ha visto la morte e si è pentito. Ma col cazzo proprio! Come Lindo Ferretti. Ma no, io letteralmente le ultime... No, ora non esagerare, eh. Non toccato il Lindo Ferretti, ma si è già toccato da solo pesantemente. Comunque, no, vabbè, era per dire che letteralmente le mie ultime parole potevano essere una bestemmia, perché letteralmente quello che ho urlato, cioè, sarebbe stata una morte meravigliosa. Ma Paolo, sì, te immagina, morto vecchini... come un imbecille e bestemmiato. Ma immagina i vecchini inglesi che vedono questo che strilla porco in mezzo alla strada e poi io sarei fiero di morire così. No, io preferirei tipo bestemmiare come ultima parola, ma tipo sul lettino di morte con tutti i parenti zitti intorno. Allora, a questo proposito devo raccontarti un aneddoto di bestemmiare sul letto di morte. Sì, allora, esatto. Come cena, vado a cena a una riunione di classe delle superiori, ok? E vado a cena di questa mia compagna di classe a casa sua, e il suo babbo stava raccontando che gli era preso un infarto. Sì. Gli era preso un infarto e il cuore ha smesso di battere per diversi minuti, finché dopo il terzo colpo di defibrillatore si è svegliato, ha spalancato l'occhio, ha tirato un porcone e poi boom, di nuovo è riascato in terra, svenuto. Ma... Perché dopo che ti ha detto che c'è un infarto gli hai tirato dei petardi sotto la sedia? Però dopo si è ripreso di ma nuovo. Ma è vera questa sì. Scena. Che meraviglia. E vabbè, l'ho apprezzato. Comunque, le domande, più che altro solo due, le domande è... Voi ricordate alcune volte, cioè ricordate un episodio in particolare in cui... avete rischiato la vita pesantemente della serie che un attimo dopo vi siete detti ma è andata di culo, potrei non essere qua a raccontarlo. Io quando sono caduto come un coglione dal motorino e tipo sono uscito fuori strada e non di troppo, ma se fossi uscito di un metro in più sarei caduto in un burrone più. Ma raccontala bene, perché sei caduto di un motorino? E, cioè, perché quando... mi ero distratto e non avevo visto la curva. Bravo. Boh, c'è solo da guardare la strada quando guidi. You have one job mentre guidi. Ma vabbè, queste sono le cose che ti danno le lezioni nella vita. O impari o muori, visto che è ancora qua in qualche modo, quindi no. Esatto, ho imparato la lezione. Giorno dopo, il Corriere di Rimini. Ragazzo, ragazzo muore come un coglione. la prima pagina del... Bestemmiando. Sì, infatti. Non abbiamo una foto, consolatevi con questa foto di Mirabilandia. Con questa foto di un crocifisso in fiamme. Che mi rappresenta. Ovviamente.
Te Omar, hai ricordi in particolare di volte in cui te la sei rischiata brutta? Bestemmiando. Opzione, quella è opzionale, però. Sono punti extra, come sì, 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 chiaro. Non lo so, quando ho preso l'autobus con la macchina è stato molto intenso. Ma intendi quando... Ah no, non è quella volta che sei sceso e sei andato a fare a pugni col conducente? No, no, lì stavo a piedi e non abbiamo fatto a pugni, per fortuna. Non avete fatto a pugni perché vi hanno fermati, altrimenti ciao. E... che è successo? No, stavo andando al lavoro, ho provato a superare l'autobus, ma... ha sbucato una macchina, quindi sono rientrato nella mia corsia e aia, ho preso in pieno l'autobus con la Twingo che è diventata una Smart e l'autobus che se n'è riandato sulle sue ruote. L'airbag è stata una figata. Sì, eh? L'airbag è stato, non lo so, lo voglio rifare. Ma scusami, ma in delle circostanze del genere quanto mai potevi andare veloce? Cioè? Stavo a 50, 60, 50. Mm, ok. Ma l'autobus è duro e la macchina è morbida. Omar, ma è vero che l'airbag scotta? Scotta? Boh. È morbido, è bianco. Perché dovrei? Ci finisci dentro. Accogliente. Quindi la perla potresti essere morto, come no? Eh? Prima te, Omar. No. Blood. No, dico, è morbido e bianco come un sacco di altre cose. E ci finisci dentro. Sì, no, infatti la perla, tipo, non sai se sei morto oppure no. Tutto bianco e morbido. O sì, sei morto o sei particolarmente morto. Vivo. Sì, infatti. O bene bene o male male, insomma. Sono sceso dalla macchina, ho visto il risultato della macchina, ho cominciato a passeggiare avanti e indietro, avanti a tutti quelli dell'autobus, dicendo porco Dio, porco Dio, porco Dio. Giustamente. Ma è veramente, cioè, il pullman non si è neanche fermato? No, il pullman era fermo a fare la fermata, poi quando abbiamo finito di fare quando abbiamo finito di fare tutta la trafila burocratica, io ho chiamato il carro attrezzi e il pullman se n'è andato. Mm. Però non almeno non c'è stata colluttazione in quel momento là. Ma cioè... cazzo, no, dai, che c'è stato c'è stato un urto. Io ma se ti incazzavi, cioè stata la colluttazione tra Omar e Gesù Cristo là per là, però... sì, quello sì, cioè, ho preso l'autobus con la macchina, ho preso un autobus fermo con la macchina, che colluttazione, con chi? Con me stesso. È chiaro, odiando te stesso. Beh, a mia discolpa c'avevo la patente solo da un anno. Vabbè, dai, su, io a 13 anni sono riuscito a prendere un'auto parcheggiata con la bicicletta, quindi lasciamo stare. Ah, vedi. Una volta ho tirato uno specchietto a un'auto per sparare in bici. E ovviamente ci ha lasciato il tuo numero di telefono, così sì, no, ci ha lasciato 20 sì. euro nel tergicristallo. No, è notevole. Bene, insomma, te c'avevi la patente da meno di un anno, io c'avevo la bicicletta da 2 giorni. Comunque anche io c'ho la patente da meno di un anno, quando sono caduta, mi riscolpo. Ma tu non hai la patente, Fede. Il patentino. Bellino. È sempre bello provare moti di tenerezza nei confronti di Fede. Comunque tuo figlio Omar sta venendo su veramente bene. Bloody, impiccati per le palle. Ma scusami, ma per quale motivo? Cioè, tu gli vuoi bene a Fede, quindi perché... Sì, ma non come un figlio. No, come un amante. Omar, no, scusa. No. Ecco, beh, no, scusa. I'm so jealous, my friend. Ecco. Don't touch me, it's all mine. Bloody, te c'hai 2 personaggi, uno è pedofilo e l'altro è necrofilo. Cazzo, ma quindi ce l'ha con me? Of course, mon frère. Ecco. Dio, no. Questo è quell'altro, però. Questo è quello necrofilo. Che e... si capisce perché parla dal telefono. Cioè. Ovviamente, sì. È perché parla con l'accento fra spagnolo. Comunque, te, Bloody... Cioè, nella tua vita spericolata avrei rischiato qualche volta. Sì. Allora, prima di dirlo, però, quando mi raccontavi appunto del calabrone, mi è tornato in mente un episodio che successe alle medie, dove il mio amico Manuel, stavamo giocando in cortile, non so neanche a cosa, vabbè, e a un certo punto l'ho visto iniziare a saltellare, tipo facendo degli schizzi strani,
come, non lo so, se fosse stato morso da una vipera o qualcosa. E in pratica gli era entrata una vespa dentro i pantaloni da sotto. No, no. Oh. E l'aveva iniziato a pungere sull'uccello, in pratica. Ma io... L'aveva punta su tutta l'area del pube, dell'inguine. Ah, sì, beh, ho capito, ma succede una cosa del genere, tiri una manata, la schiacci. Evidentemente una è morta subito, comunque... I primi due o tre colpi l'ha preso impreparato, non se n'era accorto, non lo so. Quindi te hai visto questa persona che ha iniziato a prendersi a pugni il pacco? Dopo un po' sì, poi è andato in bagno, la bidella è entrata e poi l'hanno arrestata per pedofilia. Ma cosa? Spero che sia vero. Ma... No, io mi immagino una scena tipo da Fazzi con la bottiglia. Sì, oh. Sì, No, guarda, io penso che, vabbè, succede una cosa del genere e mi ammazzo, però molto peggio gli andò a un mio amico. Io mi ricordo, se era andati, ma questo ti parlo dei secoli e secoli fa, se era fuori dalla sala prova e si aspettava il bassista che arrivasse, che tra l'altro era a casa sua, però non si sa dove cazzo era lui in quel momento. Si aspetta qualcosa tipo 20 minuti, questo non arrivava. A un certo punto vediamo questo mosolino bianco che si avvicinava. Ah, eccolo, bell'imbecille, siamo lì che si aspetta da un sacco, che cazzo fai, eccetera. Arriva, parcheggia. Alberto, che cazzo fai? È mezz'ora che ti si aspetta. Lui ci gira, ci guarda e ci inizia a fare. Alberto, tutto a posto. Si mette le mani alla gola, inizia a diventare paonazzo e scappa verso casa. Che era praticamente a 2 metri, cioè era il garage di casa sua, quindi. Dopo un'ora riemerge e ci racconta la meravigliosa storia di lui che stava andando in motorino cantando ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, accidenti. Se lo merita qualsiasi. È un animale con le ali. Un'ape l'appunto in gola. Oh, Dio maledetto. No, Dio. E giustamente lui gli si è gonfiato e non respirava più. E come ha fatto? Come ha fatto? Ha fatto che un buchino gli c'era rimasto in cui respirava piano piano. Il problema è che non ti devi impanicare. Quindi suo padre, che era là, era ancora vivo e tutto quanto, l'ha aiutato, l'ha calmato, gli ha dato comunque sia un tipo una sega che c'aveva lui lì in casa e l'ha tenuto letteralmente 20 minuti a fare respiri leggerissimi convincendolo che non sarebbe crepato, insomma. Però deve essere particolarmente brutto. A me da piccolo mi aveva appunto sulla palpebra un'ape. Ah. Spiegano molte cose, cosa. Forse sì. No, però cazzo, cioè, deve essere veramente orrendo. Ma sì, cioè, che proprio che non riesci neanche a respirare. Le punture delle api trasmettono vaccini che trasmettono autismo. E invece a me mi appunto sul labbro mentre mangiavo la pizza. Quindi vi potete immaginare che scena è, insomma, come fatto? Io mangiavo la pizza e quest'ape è arrivata e mi ha punto sul labbro. Complimenti per la scelta e per la precisione. Poi ti puoi immaginare, io c'ho labbroni, quindi il labbro mi è diventato tipo un canotto. Ci credo. Quindi abbiamo tutte le belle speranze. Sì. Comunque, per quanto riguarda rischi di morire, può darsi qualcosa che non mi stia ricordando in questo preciso istante, però c'è... Più che rischiare di restarci secco, rischiare di rimanere paralizzato. In che modo? Perché c'era un periodo, quando facevo la breakdance, che mi allenavo a fare, tra le altre cose, anche i salti mortali, no? E ero dalla mia nonna che appunto lo provavo e lo facevo tutti i giorni. Ne facevo tanti e quindi lo sapevo fare benissimo. Arriva mia zia e glielo voglio far vedere anche a lei, per fare il guap. Sicché, guarda zia, mi lancio sul pavimento, quello di mattonelle, e a metà, il problema, la fregatura del salto mortale è che non devi avere paura, che se hai paura e ti blocchi mentre sei a mezz'aria, ciao, atterri male. A metà ho avuto un dubbio, e quindi... Sono atterrato direttamente di osso sacro. Mi sono rialzato immediatamente,
ho fatto due passi, poi come Carradine in Kill Bill mi hanno ceduto le gambe e hanno iniziato a tremare. Ah, non ti hanno impiccato per le valle, ok. No, quella fiera non è in Kill Bill. No, è nella realtà, scusa. Esatto. Quindi hanno iniziato a tremarmi le gambe e sono crollato a terra. E per diversi minuti non riuscivo a, insomma, a muoverle. Un'altra volta... è stato, olè, sono paralizzato. Sì. A parte che questo è successo tantissimi anni fa, ma di recente l'ho rifatto, tipo, mi ero appena, ero al mare stavolta, e mi ero appena alzato dall'asciugamano, dove avevo preso il sole per diverso tempo. Quindi, dico, entro in acqua con un tuffo, con un salto mortale, come faccio sempre, va bene? Okay. Ma si vede, ero ancora un po' addormentato. Guapo, cioè, vabbè. Ero ancora un po' addormentato e c'era il fondale che era un po' insidioso, cioè era ricoperto parzialmente dall'acqua, sicché non si vedeva bene, che era un po' più basso di come pensavo. Insomma, ho calcolato male il salto, non mi sono dato spinta e visto il salto mortale in avanti, la prima cosa che passa è la testa, quindi è difficilissimo colpire, cioè picchiare di testa, al limite cadi di schiena. Te sei riuscito a picchiare di testa? Io invece di fare una rotazione o una semirotazione, mi sono lanciata a tutta velocità di ghigna nell'arena. Ma non funziona così nella vita. Tipo un mese fa è successa questa cosa. Mi sono tirato di ghigna nell'arena e ho sentito tipo il collo che si riallineava e i denti che si chiudevano a scatto. Ho detto no, mi sono spaccato i denti. Allora mi sono rialzato immediatamente, ho iniziato a tastarmi tutti i denti per vedere se c'era qualcosa che non andava. Fortunatamente ero a posto. Poi ho fatto il bagno, ormai ero in acqua, anche se c'ero entrato praticamente tirandomi di testa nella sabbia. E dopo un po' di tempo ho iniziato a sentire sapore metallico in bocca, mi sono sputato in mano per controllare e c'avevo del sangue. Allora è successo che quando ho picchiato la testa e mi si è rincalcata, ho morso l'interno della guancia. Della guancia, sì, o della lingua, capita spesso. Quindi mi sono in realtà trinciato un pochino, ma niente di serio. Un'altra volta, sempre da ragazzo questo, anche lì perché voglio far guapo appunto. Chiaro, no, vabbè, e mi esercitavo, no, c'è stato un periodo della mia vita dove ero appassionato di queste cose, breakdance, evoluzioni con la bicicletta. Sì che mi stavo allenando a fare tutte le impennate, no, con la bicicletta. Bloody e a farle extreme. Durare tutto, sì. Sì, sì. Ah, mi piaceva tantissimo una mossa che facevo e che penso di essere ancora in grado di farla. Non riprovarla, che ci muori davvero. Sì, infatti, non testare il destino. No, ci sono cascato anche in quel caso lì. E la mossa consisteva in pratica di mettersi in piedi sulla bici, su una gamba sola, senza braccia, e appunto solo su un piede. Ma te sei imbecille anche se rinasci, ma col cazzo. E ci sapevo andare per parecchio, sapevo anche curvà con quello. Con una gamba sola, con una gamba sola, con l'altra gamba a mezz'aria e le braccia all'altezza delle spalle. Io neanche so andare senza mani. Vabbè, insomma, lo sapevo fare. Una volta capitò che stavo andando dalla mia nonna facendo lo scemo così, e il mio babbo dietro in moto, e a un certo punto ho preso un sassetto sull'asfalto, qualcosa, insomma, ho fatto un salto mortale in avanti perché la bicicletta si è ribaltata e io con lei. No, mi è successa la stessa cosa a me, ma ero veramente, veramente piccino, in piazza Santa Caterina a Pisa. Ho preso un sasso, la bicicletta, la ruota davanti mi si è messa orizzontale. E io mi sono ritrovato a terra, però la bicicletta ha fatto tipo tre salti mortali su se stessa e poi si è schiantata al suolo accanto a me. Sì. E invece la volta quella delle impennate, avevo fatto tutto il giorno esercitazione a fare le impennate e vabbè, qualche volta magari ero cascato ma senza farmi niente, ero stanco, ho messo la bici al mio fianco e mi sono seduto sulla canna, ok, da un lato solo. Quello che aveva passato come. Fede? Ah. Sì, okay. Fede Cosmi, hai un problema, ammetti. Comunque c'hai anche come problema che c'hai un babbo che insomma non vedi spesso. Tua mamma, Bloody, tua mamma fa compagnia alla mamma di Paolo.
Dai, dillo. Insomma, ero appoggiata alla canna da un lato solo e per qualche motivo perdo l'equilibrio e cado addosso alla bici, quindi cado all'indietro insieme alla bicicletta e atterro di botta sulla bicicletta. Mi rialzo. Sei atterrato sopra la bici, te? Sopra la bici, sì. Bene. Okay. Va bene. Mi rialzo di scatto e non riuscivo a respirare. Il motivo era che praticamente atterrando di peso sulla bici mi si era piantato il cambio Shimano nel plesso solare, tipo. Che cazzo è il plesso solare? Vabbè, sotto lo sterno. Ok. Quindi mi aveva compresso qualcosa, non lo so, e non riuscivo veramente a respirare. Poi ce l'ho fatta recuperare dopo una ventina di minuti, però mi è rimasto il simbolo Shimano sulla pelle per tutto il giorno. Tatuato a vita, anzi impresso, tipo. Adesso okay. La Shimano ti paga. Sì. E questa puntata, come avrete potuto immaginare, è sponsorizzata dai cambi Shimano, i migliori cambi per la vostra bicicletta, soprattutto se siete insomma delle persone che amano il pericolo come il sottoscritto. Sì, e infatti ti adesso hai una vita proprio di quelle piene, proprio senza ogni giorno tu stai fuori a fare trekking, a fare, no, scalate, no, parapendio, no? Prendere cazzi Shimano sullo sterno. Prendere cazzi sullo sterno, pensavo tu avessi detto. No, ma sullo sterno? Non è gay se è sullo sterno. Tipo Xilotto. Ti danno dei colpetti di cappella sullo sterno, tup tup tup, e vanno via. Allora, stai buono con i colpetti, perché io ti voglio ricordare che il buon Kirtar, che ha registrato alcune puntate insieme a noi, il buon Kirtar è venuto a trovarmi in questi giorni. No. E ti ha sbattuto il pisello in faccia mentre... E nonostante tutta la mia resistenza, non ho potuto evitare che lui mi palpeggiasse genitali in più occasioni. No, io voglio spiegare... La seconda palpeggiata gli ha infilato la lingua. No, io voglio spiegare perché questa cosa è divertente. Cioè, veramente, voi non potete... Io Bloody non l'ho mai sentito, da quando lo conosco, essere serio davvero una volta. Neanche davanti alle sfighe della vita, neanche davanti a Mirabilandi e avventure. Non l'ho mai sentito essere veramente serio, tranne quando doveva cercare di convincere Kirtar a non toccargli il cazzo. Sono state scene fantastiche, perché nel senso te lo senti che proprio, cioè, proprio serio, che gli faceva? No, Kirtar, non sto scherzando, non lo fa, non lo voglio, oh, mi incazzo, guarda, te lo dico adesso, che al punto tale che Kirtar è arrivato a fare, dai no, ma un pochetto, e lui categorico, ho detto, guarda, mi incazzo, cosa del genere. Ovviamente gli ha toccato uguale il giorno dopo, però penso molto meno di quanto non volesse farlo. Quindi il fatto che si ostinato ancora continui a fare queste cose, tra l'altro davanti alla sua ragazza, cioè... No, approfittava della sua ragazza, nel senso che... anche la sua ragazza gli toccava il cazzo. No, è la prima cosa che ho pensato anch'io. Ieri notte, ti faccio un esempio, ieri notte... La sua ragazza lo toccava a lui e lui lo toccava a te. Sì, era una scena buffa da vedere per un osservatore esterno. Sì, però sì, è successo quasi per davvero, cioè nel senso... Ieri notte li ho salutati, che ripartivano oggi, però non potevo salutarli oggi perché dovevo lavorare. E insomma, ho abbracciato lei, siamo rimasti in un abbraccio per qualche secondo, lui si è avvicinato perché voleva abbracciarci. Perché voleva abbracciarci a tutte e due, ha iniziato a abbracciarci, finché poi non mi sono accorto che mi stava appoggiando il pacco su un fianco. Nel momento in cui mi sono girato per scansarmi, allora è stato lì che lui ha proiettato la sua mano verso i miei genitali e ha soppesato la consistenza dei miei testicoli. Io non ho potuto farci nulla perché mentre sono stato negli occhi, voglio sperare, perché... purtroppo sì. Mentre Scriba ha tentato di infilarmi la lingua in bocca in un paio di occasioni domenica. Ah sì? Scriba non tenta, Scriba ottiene. Se non l'ha fatto è perché non voleva andare fino in fondo. No, esatto. È perché c'era la barba che faceva, diciamo, da padding in bottitura.
Non è che c'era Liuba, perché Liuba è gelosa di tutto, maschi, femmine, piante, statue, cioè. Quindi occhio, Io non è che stavo ci stavo provando io con lui, sai com'è? Vabbè, ho capito, rimane un tuo problema, cioè nel senso, potendo dare la colpa a Andrea o a un altro al mondo, te a chi la dai la colpa? Dovendo incazzare tra lui e un'altra persona qualsiasi, voglio dire. Do la colpa a Kirtar. Ma quello, nel senso, quello perché è colpa di Kirtar, in generale, nella vita proprio. Sì. Ah, tra l'altro, scusami, avete fatto questa sorta di mini riunione stronza, là c'eravate te, Kirtar, Andrea, Liuba. E basta. E basta. Perché... Cioè, io ero la quinta ruota del carro. Esatto. Tutti a un certo punto hanno iniziato a limonarsi e poi io ho detto a quel punto, dai Kirtan, non stare in disparte però. Va bene, ok, e le scene si propinquano nella mente da sole. Vabbè, insomma, ci sono stati, non lo so, degli highlight di questo fantastico periodo? Non penso sia raccontabile nel podcast. Vabbè, no, abbiamo raccontato quello che fa Omar nel tempo libero nel podcast, possiamo anche raccontare, no? Che fa Omar nel tempo libero? Me l'avete raccontato? Quando? No, niente, lascia stare, non ti preoccupare. No, vai, non mi riferisco. Avremmo raccontato che sei andato in vacanza, tipo. Una banale vacanza. E ora Omar si recupera tutti i podcast. Esatto. Gli basta recuperare quelli che abbiamo registrato tra che quando ce l'ha sempre. Detto, regà? Ma niente. Su internet. Che stai in vacanza? Dai, tranquillo, nessuno ascolta questi podcast. Punto 1, nessuno ascolta questi podcast. E poi comunque sia, la tua sicurezza su internet è garantita da quando mi hai fatto togliere le foto dal mio profilo. Oh. Ricordiamo. Mamma mia. E questa puntata è sponsorizzata dalla Polizia di Stato. Pensavo dalla Shoah. Comunque... quello che abbiamo fatto domenica è stato la seguente cosa. Io ho portato i ragazzi, insomma, su Vereto, uh-huh. E poi abbiamo fatto la bracciata e Scriba è stato così gentile da prepararci tutto, lui, uh-huh. E siamo stati lì. E ha offerto per tutti, mi ci gioco i coglioni? No, non ha offerto per tutti, perché sa okay. Che non avremmo accettato in nessun modo, solo in quel caso, cioè, lo conosco, ecco. Lo ci so ha provato benissimo. Sicuramente. E, insomma, poi ci siamo fatti una partitina a risico. Perché sotto per il sole rovinarsi crescente. Proprio, sì. Sì. Dove io ci ho fatto la botta, ok? In che senso? Nel senso che ero partito abbastanza bene, ma nonostante a livello tattico, diciamo, non abbia commesso veri e propri errori, mi sono trovato in una situazione, diciamo, sfortunata per via... Io attribuisco il mio lento e costante declino, lo attribuisco ai tris che ho formato con le carte, che erano sempre quelli più bassi e che riuscivo a formare solo quando avevo 5 carte, che è il massimo di carte che servono per riuscire a formare un tris. Fai cagare, Bloody. No, non... Bloody stats. Insomma, è successo che a un certo punto era tutta la partita che dicevo a Kirtar, che era in vantaggio, ok? Uh-huh. Era riuscito ad accaparrarsi tipo due continenti. Uh-huh. E gli dicevo, Kirtar, secondo me stai mettendo male le tue truppe sui confini perché li lasci scoperti. Grave e lui, no, ma va bene così, no? E a un certo punto a me mi erano rimasti solo 3 territori in Africa, ok? Okay. E lui di continenti c'aveva l'America del Nord e quella del Sud. Okay. A un certo punto, con un tris che mi ha portato ad avere 14 armate, quindi nulla, sì. Ho sfruttato il momento per insegnargli una dura lezione. Cioè, in pratica, mi sono lanciato alla conquista dell'Africa. E dall'Africa sono arrivato in America del Sud, dall'America del Sud sono arrivato in America del Nord. Quindi gli ho tolto 2 continenti. Quindi tu hai appena detto... Poi sono morto il turno dopo, ovviamente, perché è chiaro, non avevo territori e soprattutto non avevo il modo per resistere.
che avevo appunto tre territori, di cui due carri armati su due territori e i restanti sull'ultimo. Però insomma, è stato divertente per fargli vedere che gli bastava tenere qualche truppa in più sul confine e non avrebbe mai subito un'aggressione di questo tipo. Però ti rendi conto, Vlodi, di quello che hai appena fatto? Cioè, tu hai appena dichiarato pubblicamente su internet, registrato nel podcast, che tu hai dato una lezione a Kirter su qualcosa. Tu lo sai che qualcosa tipo un minuto fa di podcast lui ha stoppato il video e ti è appena venuto a bestemmiare su Skype? No, stai tranquillo, ne abbiamo già parlato abbondantemente, abbiamo analizzato tutte le cose del caso. Sì. Comunque, anche grazie a questo mio intervento, okay, alla fine Scriba è riuscito a prevalere su tutti e ci ha schiacciato. Vabbè, ma perché stavate facendo gli onori di casa, dai. Vabbè, io ho giocato per vincere, poi ho perso. Prendendo Kirtar si ha anche sparpagliato le truppe, ovvio che dopo un'altra... Allora, Kirtar è troppo buono, quindi cercava di mantenere in vita la gente. E questo gli si è ritorto contro nel momento in cui aveva il vantaggio e poteva approfittarne. Capisco. Solo vabbè, che non quindi si stai vince... dicendo che non è uno stratega nato, Kirtar, no? No, vabbè, in realtà non c'aveva, cioè era tipo la seconda volta che ci giocava, sì, che in realtà è andato fin troppo bene. La seconda volta che giocava a Risico in vita sua? Sì. Minchia. No, ma quella che invece mi è piaciuta tantissimo è stata Marta, perché Marta non ha voluto giocare insieme a noi e faceva tipo, a un certo punto ha iniziato a fare la first lady del governo, quello kirtariano. Ok, va bene, e perché allora. Lui era troppo buono e lei invece gli sussurrava azioni strategiche crudeli verso di rappresaglia verso i suoi avversari e era tipo la Hillary Clinton della cosa. Figata però. Lui diceva no, ma io non lo voglio attaccare lui, e lei attaccala. Vabbè, così funzionano le first lady, cioè quella di Trump, sì, sì, funziona uguale, no? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ecco. Chiaro, la first lady di Trump vuole ucciderlo. Perché? Da come lo guarda. Se la foto di lei lo guarda con un disprezzo infinito. Sei assolutamente responsabile di ciò, te lo sei scelto, adesso ti godi tutti i soldi che c'hai e il marito di merda che c'hai. Non la compatisco assolutamente, devi morire così. Però è bellissimo come lo guarda, ci sono state un paio di scene pubbliche in cui lui provava a salutarla e lei lo schivava. Una meraviglia, deve essere una famiglia bellissima, il figlio che quando si gira non gli fa le boccacce davanti a tutti i giornalisti. Ma scusami, ma vabbè, l'hai vista Omar, non è per parlare di politica, questa più che altro è la notizia, ma hai visto quel tizio là che si chiamava Scaramucci? The Mooch, che era il portavoce ufficiale di Trump. Quello che l'hanno sostituito in 10 giorni. Sì, che idolo incredibile. Cioè, ma le interviste che ha rilasciato in giro, cioè nel senso, perché io non ho capito di preciso di cosa era imputato, però ci sono stati dei leak contro di lui e lui è andato letteralmente a minacciare i giornalisti. Però non ho capito questi leak per cosa erano, comunque cazzi privati suoi. Io la butto lì, secondo me era italo-americano. Ma va? Oh, Cosmi. No, ma il fatto è... te guardi la faccia di questa persona e sembra finto. Sembra letteralmente, sembra... Non lo so, sembra uno dei personaggi di The Truman Show, veramente. Cioè, sono... Cioè, non gli vorresti mai dare dei soldi a questa persona, tantomeno... responsabilità di politica di un paese. Ma la voce del presidente degli Stati Uniti d'America. POTUS. POTUS, sì, esatto. COFFEFE. POTUS COFFEFE. Ma non l'hanno mai spiegata quella cosa, che palle. Ma si sarà addormentato mentre scriveva cazzate su Twitter. Ma non penso, lui... può averla scritto lui. Sì, l'ha scritta lui, è quella la cosa buffa. Ma lui scrive i suoi tweet. Si capisce quando è un tweet ufficiale dalla Casa Bianca e quando invece è un tweet che manda lui dal suo cellulare, perché è cretino. Cioè, uno è diplomatico e quell'altro è un'idiozia random.
Questo era un miau? Sì, ho un gatto in crisi, non capisco perché, scusate. Oh. Come la pagina Facebook di Salvini, un manager di una pagina Facebook non può essere così ritardato. Ma che c'ha sto gatto? Cioè, brutta... se lo sta scopando, Paolo. Ah, no, okay. Quello è October. Sì, sì. Ma, prego, scusami. Ah, non lo sai, Paolo. October scopa i gatti? Sì, October ha una gattina che sevizia e che stupra regolarmente. Ma senti che casino fa sta bestia. Ah, non hai sentito quella di October? per favore. Io non conosco. Protestando perché oggi non l'ho cagata. Ah. Ma è quella Leila, quella storica, sì, quella che ho conosciuto sì. Io. Mo c'ha 7 anni. È una signora, eh? La vecchia. Ti devo buttare, vecchia. Beh, infatti è venuta a reclamare attenzione. Più che altro, scusami, te ti sei trasferito per conto tuo in tempi relativamente recenti. Quella ha vissuto in casa. Questa è venuta a Pisa. È vero, è venuta a Pisa. Porca Eva. E vabbè, quindi non l'ha presa troppo male trasferirsi. Ah, no? Ovviamente l'ha presa malissimo trasferirsi. Gatto. Come lo prende? Beh, però doveva essere una felicità immensa quando è ritornata a Roma. Sì, no, a casa dei miei sta una favola perché c'è il mega balcone. E beh, ma non è tanto quello, è che c'è cresciuta, cioè quelli sono proprio luoghi che lei riconosce. C'è il cane. C'è il cane che... Che vabbè, che è sottomesso proprio, vabbè, sì. Si devono creare ovviamente delle situazioni di delle gerarchie, insomma, e il gatto vince sempre. Quando ti incazzi col gatto, il gatto se ne va, 10-5 minuti dopo senti il cane che guaisce e scappa. Le vendette trasversali. Che figata. Vabbè, ma il gatto avrà sempre la cosa di vantaggio sul cane. Il cane può essere pure più intelligente, ma il gatto è più stronzo. E più bello. Sì, sì, possiamo dirlo. Tanto bene o male qua in mezzo siamo più gattari che canari. In realtà non lo so, Bloody, te sei più da gatto o da cane? Non ti può mai chiedere. Io ho 4 gatti. Sì, ma questo non vuol dire nulla, perché in una casa relativamente piccola dei gatti ci possono stare, dei cani no. Ma non li tengo in casa. Appunto. No, in realtà... Gli animali mi piace tenerli, diciamo, dove non sporcano. E beh. E quindi no, vabbè, da piccolo nel ero frigorifero. In un nella mia bocca. Sì. Ma no, sono allergico, quindi sì, c'entrano in casa, però ecco, se li accarezzo poi mi vado a lavare le mani. Muori. Ah, no. That's racist, ma vabbè. E a volte è successo che magari sono stato via alcuni giorni e i miei hanno lasciato la porta aperta e i gatti hanno dormito sul mio letto e poi per giorni non ho dormito bene perché non riuscivo a respirare la notte. Vabbè, ma lava le coperte prima di rimetterci anche te. Ma che ne so, me ne accorgo dopo. Scusa? Niente. Va bene. Chiedevo perché si lavano. Le coperte si lavano solo in determinate circostanze, su via. Sì, ogni qualche mese, tipo, anche nella mia personale esperienza. Che poi è strano, io da piccolo ero allergicissimo al pelo del gatto, poi a forza di avercelo il gatto mi ci sono abituato e letteralmente ci ficcavo la faccia dentro al pelo del gatto, quindi alla fine mi ci sono abituato, però... Non so, è strano. Non sono sicuro che ci si possa abituare, sinceramente. Sì, guarda, molte allergie decrescono col tempo e con la prolungata esposizione. Io da piccolo ero allergico alla polvere dell'aria. Cazzo, pure io essere morto. Ma io penso che la cosa della polvere e la cosa del pelo del gatto ci avessero qualcosa in comune, sinceramente. Tipo... Hanno in comune che il tuo sistema immunitario vede quella cosa come nemica quando non è nulla. Ah, il nemico, attacchiamo! No, ma io... No, beh, a parte tutto, un po' di reazione fisica e non solamente psicologica c'è, voglio dire. Siano, che cazzo ne so, gli acari o lo schifo che ci sta nella polvere e nel pelo del gatto. No, non c'è nessuna reazione psicologica, è tutto fisico, è il sistema immunitario che reagisce a quella cosa che è innocua e quindi ti infiammi, smoccioli, respiri, le gonfi.
Ma il mio padre, quando io ero piccolo e lo andavo a trovare, lui c'aveva un come si chiamano? Soriani o persiani? Quelli che sono delle nuvole di pelo. Persiane. Era una roba pazzesca. Gli volevo un sacco bene a sta amica, si chiamava Telma, però perdeva pelo ovunque, non è che perdeva i peletti piccoli dei gatti, il pelo corto, perdeva sti cosi lunghi 5 cm da tutti i lati, era un dramma. Anche perché, letteralmente io mi ricordo questa scena, cioè mia madre mi dava, tipo, siccome andavo a passare il weekend da mio padre, quindi ci stavo tipo due o tre giorni così, mi dava tipo una sorta di zainetto, una borsetta con un cambio, qualcosa del genere. Io arrivavo a casa di mio padre... Ciao Telma, bella, ok, adesso mi vado a lavare le mani. Il tempo che mi andavo a lavare le mani, poggiavo lo zaino, dov'è Telma? Era nello zaino. Quindi si era smucinata su tutti i vestiti, mutande, qualsiasi cosa che ci potessi avere. E quindi era un dramma per 2 o 3 giorni. Poi letteralmente stavo così per tutto il tempo che stavo da lui. Poi tornavo a casa e mi passava completamente. Poi è successo che, vabbè, molti anni dopo ho avuto Proxy, che comunque è a pelo corto, Brexit. Però... Brexit, sì. E con quello, cioè, nel giro di 3 anni posso dire che mi è quasi completamente passata la cosa. Ora, bisognerebbe vedere, ora che sono degli anni che non c'ho più gatti con cui ho a che fare quotidianamente, magari sarebbe diverso. Non so se riprenda o se una volta raggiunto una sorta immunità... Credo. Vabbè, fai un test. Sì, devo prendere un gatto e ficcarci la faccia dentro e vedere che succede. Ah. Fare in mezzo alla strada mentre corri con un calabrone nel giacchetto. Ma possibilmente quello non lo voglio più fare. Io a parte non ci passerò mai più da quell'aiuola e da quel marciapiede. Passerò sempre dall'altra parte della strada. C'è un cantiere in costruzione dove stanno costruendo un ospizio, tra l'altro. E passerò sempre... presto ci finirai anche passerò te. Da lì ricordandomi del fatto che vorrei invecchiare e non morire come un imbecille. E mentre passerai da lì ti cadrà in testa una betoniera, chiaro, ovviamente, però vabbè. Non c'è esclusività nell'invecchiare e morire come un imbecille, vabbè. Puoi anche morire come un imbecille da vecchio. Infatti è esattamente ciò a cui sto aspirando. Cioè, non ho nessuna intenzione che... Cioè, voglio, esigo, pretendo di morire come un imbecille, perché almeno sarebbe rappresentativo del mio stile di vita. Però, insomma... Non ora, esatto. Insomma, lasciare che un po' di tempo passi. Bloody, avevi qualcosa da dirci? Forse potrei finire di raccontare com'è andata domenica. Potresti farlo, potresti anche dire la cosa di cui volevi dire, insomma, se vuoi. Ah, sì, no, vabbè, per finire domenica poi ci siamo messi a giocare a ping pong e poi dopo abbiamo concluso andando al pub, quello che frequenta Scriva. Ah, quello dei panini in quello dei 2 chili di fagioli. No, quello penso sia un altro, quello era un posto nuovo dove andavano oggi per vedere. Però insomma non è che quello lì dove va lui, allora io vorrei dire pubblicamente che Scribacchino è un codardo perché non ha preso 2 chili di salsicce e fagioli. 2 chili di salsicce e fagioli, quello è anche a dieta, cioè voglio dire la sfida Bud Spencer. No, ma lui aveva fallito la sfida perché si era ostinato, mi pare. Sì, vabbè, scusa, revisionismo storico anche qua, cioè c'era lo scarpino rotto. Lasciare il gatto sulla ventola a pressione. Insomma, quindi stai chiedendo la domanda del secolo. Domanda del secolo. Ma prima di questo facciamo una piccola pausa e passiamo. No, mi chiedo cosa tu stia dicendo, ma vabbè. Passiamo alla melodia misteriosa. Ah, ok, è il momento della melodia misteriosa, prego. Sì, allora, indizio. L'indizio di oggi è intanto congratulazioni a tutti quelli che la scorsa settimana hanno indovinato la melodia, cioè nessuno. Okay. Come tutte le settimane, peraltro, quindi non so se è una questione di proprio quantità. Brody, dopo la copertina porno che hai fatto l'altra volta, cioè secondo te la gente riusciva a concentrarsi sulla musica, voglio dire? Vabbè, però la copertina sparisce subito, diciamo. No, no, non se fai come me e la inserisci 5 volte all'interno del podcast, ma vabbè. Però, vabbè, prego, prego. Insomma, l'altra volta non l'ha indovinata nessuno
e non vi darò assolutamente la soluzione. Chiaro, chiaro. Stavolta voglio darvi un indizio per vedere se almeno stavolta riuscite a indovinarla. E l'indizio è: trattasi di un videogioco. Ok. Un videogioco, diciamo che ha fatto la storia anche quello. Ok. Ok. Ah. Vai, ci sono. E inizia, diciamo che si potrebbe dire che è fatta con inizia con questa nota, credo. Sarà sì, banda, vabbè. Siamo. Okay. E fa una cosa del genere. Non mi dice assolutamente un cazzo, però... Io penso che Omar ci potrebbe arrivare. Addirittura. Quindi no. Ci stai dicendo che è un gioco per persone anziane? No, ah, se quello avrebbe sì. Detto Paolo. Guarda che non sei... Non c'è l'età di Fede Cosmi, No, sono più piccolo. No. Guarda, restringo il campo, è un gioco che è uscito tra il 2000 e il 2005. Ok. Aspetta, fammi controllare se ho detto la verità. Prosciutto. Smettila te questo prosciutto. Luana, digli qualcosa. ciao Luana. Sì, infatti, saluti. Felicitazioni, dicevamo. Felicitazioni. Ok, sì, ho detto la verità. Non ho mentito spudoratamente. Ok, mi puoi dire se è uscito per qualche piattaforma specifica o multi? Spara Cosmi. Credo spara. Che sia uscito esclusivamente su PC. Mi spiace, io non sono un PC Master Race, Brody, però se c'è uno di quei giochi per cui dovresti essere proprio un PC Master Race. Ok, però era carina la melodietta, poi non so quanto tu l'abbia fatta uguale all'originale o meno. È abbastanza simile, come al solito l'ho riprodotta a orecchio perché non ho le spartiture e a memoria perché non l'ho riascoltata. Perché non so leggere, no. Perché non so ascoltare. Sento che si dica spartito o partiture, non spartiture. Vabbè, non ne facciamo. Vedi quanto non so la musica. Motivo in più per esservi convinti mica che come l'ho fatta. No, ma infatti mica come Fede, cioè nel senso che quando stavamo aspettando te prima di iniziare il podcast ha detto "Sì, vabbè, ma no, intanto entra te che facciamo il sound check". Cioè, io mi sound sono Se, il, che il cazzo check... vuoi? No, il sound check lo fai ai concerti, ovviamente. Ma perché... come cazzo Borghesuccio? No, ma hai ragione. Cioè, nel senso, ma io ho sempre detto: tipo, facciamo una prova a microfono e cose del genere. Cioè, nel senso, il sound check mi sono immaginato proprio che entravo nel podcast. Prova, bang! Tipo. E Paolo, però... sei un professionale o no? No, però almeno nei termini. Testing 1, 2. E ok. Lodi spara un videogioco a caso in chat, dimmi se è giusto. Sì, poi se lo indovini te che Dio mai ha conosceva i 2 anni, però no. Mi fai sfavare. Vediamo. Che cavolo sei? Ma scrivilo in chat. No, non ci sei neanche vicino, guarda. Ok. A parte che sarebbe stato troppo semplice. No. Sì. Poi la colonna sonora di quel gioco che hai detto te è molto particolare. E sicuramente non hai i toni epici. Vabbè, se non l'hai indovinato, scusa, diciamolo quello che la cosa sbagliata, no? Non è Half-Life. No, non è Half-Life. Io ho cercato Half-Life perché mi è venuto in mente quello, visto che più o meno la data combaciava. No, a parte che non combacia nemmeno. Perché Half-Life 2 è uscito nel 2001. 2004. Hai detto tra 2000 e 2005. Smettila di dire numeri a caso, Fede. Ma tu hai detto Half-Life, non Half-Life 2. Stessa roba. Comunque ve la faccio riascoltare un'ultima volta. Sì, finiva il franchise lui. È Virtual Inseminator. Non, cosa? Ma esiste?
E cast... del 2005, porca puttana se esiste. E Caster Revenge. Ma no, ma sarà qualcosa tipo Sona Sega, quelle osse strategiche che io non cago, tipo Age of Empires o cose del genere. No, se Geoff... vabbè che io le colonne sonore non è che... Vabbè, ah però quando una colonna sonora ti rimane nella testa, cioè di solito qualcosa di caratteristico che l'ha... Allora ti parlando dico, di ciò, Age of Empires di... fa... Prego. La colonna sonora di Age of Empires è... Del primo, stai smuovendo parti sepolte del mio cervello. Questo era del primo, però, Age of Empires, no? Di tutti, in realtà. Ah, sì? Sì, no, come quella di Metal Gear, no? Che è la stessa del primo e del secondo, no? Non finisce più questa cosa tra me e Bloody. Avevamo ragione tutte e due, essenzialmente, però... Sì. Siamo andati avanti i mesi dicendo ho ragione io, no, ho ragione io, e la verità è che sì, il tema di Metal Gear Solid del primo e del secondo è lo stesso, ma è arrangiato diversamente e nel 2 è molto più presente, mentre nel primo praticamente non lo è. È stato utilizzato solamente per fini pubblicitari e video e promozionali, cose varie, quindi aveva ragione come due bisperi. Sì, compare solo alla fine del gioco se lo completi 3 volte. Con 3 finali diversi. Ed è una scelta molto curiosa. E a fine gioco posi il joypad a terra e ci giri 3 volte in senso orario. Ma sì, voglio dire, l'abbiamo fatto tutti, no? Specialmente contro Psycho Mantis. Porca puttana che paura, Psycho Mantis. Vabbè, ero piccolo quando è successa quella cosa. Ci hai giocato che eri piccolo, infatti. Ero piccolissimo da quanto solo a piccolo? Casa di mio fratello a tenergli il cane. Che meraviglia, non sai cosa pagherei per aver avuto un'esperienza del genere, guarda. Anch'io. A me non mi faceva paura, settimane. No, ma ti fa paura, aspetta, innanzitutto quanto piccolo eri? Beh, piccolo, sì, quando no, è uscito Metal Gear Solid? Quando è uscito? Nel 98. No, beh, diciamo 9 sì. Anni. Sì, prima del 2000, cazzo. Madonna, quanto cazzo sono vecchio. Quanto ci avevi, Homer? Nel 98 c'avevo 13 anni, famo che ce n'avevo 14-15 quando ci ho giocato a casa di mio fratello, sì. Una cosa così. Io non ero ancora nato. No, tu non sai che il mio primo palle di tuo padre quasi. Sai che il mio primo videogioco sulla PlayStation è stato Resident Evil. Quello primo originale? Sì, il primissimo. E mi sono cagato in mano, infatti. Ma non è possibile. Per anni. Ma non fa paura. Mi ricordo. Sì. La notte a giocare Resident Evil 2, a un certo punto sbuca qualcosa da un muro, ho tirato il joystick al televisore, ho spento la PlayStation e me ne sono andato. A questo proposito, appunto, volevo raccontare un aneddoto, che mentre giocavo a Resident Evil con il mio amico Simone, quindi shout out a Simone se ci stai ascoltando, ma no. Lo vedo da più di 10 anni, ma insomma... lui si cagò letteralmente addosso dalla paura, ma non perché ci fu una sorta di jump scare, semplicemente ebbe troppa paura e mi disse mi accompagni in bagno, non l'ho già raccontata questa storia? No. Mi accompagni in bagno? No. E io, come ti accompagni in bagno? sì, devo fare la cacca. Vabbè, Simone, il tuo amico che non senti da tanto tempo gli ha sputtanato così. va bene, il bagno è lì. No, però puoi entrare. No. Come? Basta che stai girato. Ti stai girato. Sì, ma puzza lo sento uguale. Non respirare. Sì che io ero girato di spalle, ho aspettato che lui finisse di cacare e poi nulla. Questo era l'effetto che faceva Resident Evil a noi giovani. D'altronde è uscito nel 96, io avevo 7 anni. Sì, no, va bene, per carità, solamente fa sorridere perché a vederlo adesso a stento si capisce cosa stiamo guardando. Cioè. Però è tanto, cioè dipende da tante cose, dal contesto, se ti stai giocando al buio, tipo la sera e cose del genere, cioè il bu riuscirà sempre comunque sia un po' a fare. Guarda, secondo me è un'opinione che ho già espresso, però il primo aveva delle musiche che erano veramente terrificanti e che il secondo non ha, cioè il remake non ha riprodotto fedelmente. Io il remake lo sai, me lo sono visto tutto, giocato da te, e della musica non mi ricordo una sega, ma proprio niente. Esatto, è quello il problema, non è memorabile. Ma se devo essere sincero, lo volevo di prima questo quando se ne parlava,
neanche Half-Life mi ricordo musica memorabile, purtroppo. No, in quel caso invece c'è. Nel 2 e magari. Tra l'altro... No, no, in tutti e due. E tra l'altro, perché è un genere particolare di musica, magari... Perché c'è? Non... È tipo un misto tra elettronica e rock. Vabbè, nel senso, è quello che faccio io nella vita, quindi... Bisogna vedere com'è questo misto. Allora, ci sono dei pezzi in Half-Life 2, soprattutto Half-Life 2 episodio 2, che sono meravigliosi. Ah no, gli episodi non l'ho giocato. Quello che fanno con Half-Life è che la musica non è costante di sottofondo, ma l'attaccano in un certo punto e la fanno andare fino in fondo. Che ne sono una traccia da 3 minuti, la fanno andare fino in fondo in un momento determinato del gioco. Okay, vabbè, quindi non c'è una colonna sonora portante. L'hanno fatta più cinematografica, insomma. Guarda, cinematografico sarebbe una colonna sonora, comunque un filo conduttore. È più una cosa alla Tarantino, che mette la canzone bella che ci sta con il momento, sai? Sì, sì, però dico, quando c'è la canzone ha spazio ed è quasi protagonista di quelle scene. Sì, sì, però sì, non c'è la canzone messa in disparte un po' in sottofondo, così casual. No, non c'è praticamente, cioè, mai. C'è o il pezzo musicale o il non. Questo scelta, sì, per carità. O il soundscape o appunto la musica. Assolutamente sì. Io, guarda, devo essere sincero, non mi ricordo grandissimi jumpscare. Io ho sempre cercato di stare lontano da giochi che facessero paura o che facessero... Cioè, atmosfera sì, ma non atmosfera di paura. I Resident Evil, i Silent Hill... No, a me piace tantissimo Silent Hill, però mi piace tantissimo guardarlo giocare da altre persone. Tutt'oggi, io penso che il primo Silent Hill sia un capolavoro della scienza, non del videogioco, perché riesce a capitalizzare, cioè la maggior parte degli sviluppatori di videogiochi di quel periodo prendevano i limiti che avevano e giocavano attorno a essi. Silent Hill ha preso i limiti e li ha resi un punto di forza del loro gioco, ed è fantastico. Tu non pensi, quando giochi a Silent Hill, che cagata la distanza di rendering è di lì a un metro del personaggio. No, è fatto apposta, c'è la nebbia e te senti e non vedi e ti caghi addosso, e funziona perfettamente. Poi, per carità, si potrebbe magari stare a discutere sul fatto che sia stata o meno una scelta voluta o forzata, però funziona veramente tanto, al punto tale che tipo qualche anno fa fecero il remake, non so se ti ricordi, Bloody, fecero il remake del primo Silent Hill, Shattered Memories mi pare si chiama, e tolsero la nebbia. Vabbè, è chiaro che quello era una scelta dovuta alle limitazioni tecniche, che è diventata una componente di design del gioco. Ma non puoi fare un remake e toglierlo, a quel punto veramente mi snaturi la cosa. Ho capito che adesso abbiamo i computeroni e possiamo fare la draw distance di chilometri, ma lo vai a fare in altri giochi, non in quello, cioè. No, ma io sono d'accordo, quel gioco lì è perfetto con la nebbia. Tra l'altro, nella Silent Hill alternativa, la nebbia viene sostituita dal buio. È proprio una distinzione che lo rende ancora più terrificante. Appunto. Ma poi c'aveva tante cose, il suono, il reparto sonoro di quel gioco era bellissimo, era fatto bene, era studiato, e poi c'erano quei cazzo di fantasmi dei bambini nelle scuole, nell'aula della scuola, ti ricordi? Mi ricordo, sì, porca miseria. Mi facevano cagare addosso. Perché non giochi oggi... Silent Hill? Gioca Silent Hill. Io allora ne farò uno streaming, in realtà. Perché ora ti è preso che vuoi fare gli streaming. Ma gli streaming li registri e poi li carichi come video, spero. Li posso anche lasciare su Twitch. In realtà su YouTube vorrei lasciare, diciamo, un po' più pulito. Va bene, lo puoi fare. Però nel senso, no, lasciali da qualche parte archiviati, che non è che se una volta magari devo lavorare allora l'ho perso. No, è chiaro, sì, quelli li farò. Comunque, Bloody ora si è messo nella testa che vuole streamare, quindi si vuole prendere l'attrezzatura per farlo e... No, non è che me lo sono messo nella testa ora, è da quando esisto che volevo streamare, da quando conosco Twitch che lo volevo fare. Non avevo assolutamente le connessioni.
ora finalmente è arrivata la fibra e no, quindi posso fare. È arrivata oggi la fibra a Tirrenia. È arrivata ieri la copertura della fibra a Tirrenia. Ah, e io oggi sono andato a fare l'attivazione. Cioè non io, sì. Il babbo in realtà, perché era a Pisa, gli ho detto se ti riesci di passare dal negozio quello lì della team, se non c'è fila insomma, quindi se devi passare proprio sei il primo cliente, guarda se senti se si può fare l'attivazione così al volo, e me l'ha fatta. Ma io ti auguro ogni bene, spero che il cablaggio regga, se è fresca. È freschissima perché sono stati appunto... posati tipo 16 km di fibra ottica su tutto il litorale. Figo. Hanno posati così sopra. Sì, sì, sopra per strada, sì. Sui sassi. No, è tipo gli addobbi di Natale, no? Visto che vanno da un rametto a quell'altro. Stati gli uomini della Telecom con una grossa prolunga e l'hanno srotolata. sì, così funziona. E tutta la gente con le prese ci si andava a attaccare. Comunque volevo dire solo questo, io non ho mai cercato la paura nei videogiochi e cose del genere, però mi ricordo e mi ricorderò finché campo una scena che probabilmente risale al pre-millennio, pre-2000, perché so che c'avevo tipo il 56k e il computer con Windows 98, tipo qualcosa del genere. Però io penso che qua in mezzo, non so Bloody, però almeno Omar se ne dovrebbe ricordare, c'era quel gioco di merda, quel gioco flash di merda, quello del coso del labirinto. Ah sì, certo che me lo ricordo, il video del tizio che spacca il monitor con un pugno. Quello è un classico. Sì, però non se lo ricordo invece. Mannaggia, se lo ricordava. Allora, aspetta, come si chiamerà? Tipo Labyrinth Game. Omar, il gioco del labirinto dove te fai il labirinto e alla fine ti sbuca fuori la faccia del demone. Che strilla. Ah, vabbè. Era quello, cioè te dovevi era stronzo perché te dovevi stare attento, perché letteralmente se te toccavi il bordo del labirinto era game over. E quindi ti veniva da avvicinarti allo schermo e cercare di giocare preciso, e ti faceva andare avanti per qualcosa tipo 3 o 4 livelli. Sì. E al quarto livello diventava abbastanza complessa la cosa, quindi non ci proprio eri completamente perso nel cercare di fare il gioco, e ti arrivava sta cosa, e a me quello mi ha fottuto male. Tra l'altro, sai chi è che mi fece, che mi passò quel gioco dicendo guarda questo gioco è divertente, dai passalo? Questa è una cosa per me e Omar. Ma la persona che ha fatto questa cosa si chiama Vieri. Vabbè. La cacca. Vabbè. Comunque, questa era la cosa. Quindi io il più grande jump scare che abbia mai provato nel mondo del videogioco è stata una cosa involontaria, perché mi ci hanno tipo costretto, mettiamola così. Poi... poi dipende, perché nel senso è strano, nel mio caso tipo ci sono cose tipo Resident Evil, che come stile mi piace tantissimo e mi piace guardarlo giocare, mi piacerebbe anche giocarlo, cioè non mi fa paura Resident Evil ora come ora, nel senso, però ci sono altre cose che potrebbero sembrare stili quasi uguali, però non mi piacciono. Ad esempio quando inizia a essere forzatamente macabra la cosa, quando inizia a essere un Outlast, quando iniziano a esserci viscere, budelle, cose del genere in giro semplicemente perché ti devono far avere quella sensazione lì, io capisco che è una cosa deliberata, ma non fa per me. Se invece si parla solamente di zombie, di cose survival e cose del genere, anche se c'è magari più l'orrore della condizione umana della serie, moriremo di fame. Sì, nel senso, però se è in un gioco riesci a sopportarla un pochino meglio, mettiamola così. Però se è più psicologica e meno splatterosa, meno in your face, secondo me funziona molto meglio. Poi non so, Bloody, l'evidente... per me, dimmi. Sia lo splatter sia lo psicologico sono una figata, basta che non siano i jumpscare. Sì, ma te non batti pari di cervello, Fede. Ho detto che i jumpscare non fanno schifo, dai, su almeno quello. Il punto, sì, no, quello siamo d'accordo. però nel senso sei responsabile della frase Human Centipede è bellissimo, quindi no, dove cazzo Human Centipede è bellissimo, non smetterò mai di dirlo. Daniels, dai.
Sì, infatti, fucking millennial proprio. Hai stabilito che non sono un millennial l'altra sera, Omar, quindi... Stabilisco quello che mi pare e posso cambiare quello che stabilisco di giorno in giorno. Mi pare giusto. No, E comunque, Paolo... Ma mi vuoi dire che cazzo c'ha di bello quel film? Cosa tutto. C'ha di... Tutto, è bello, è un film bello, è un bel film, ti tiene. Ah, okay. Paolo, ma non l'hai visto, come fai a giudicarlo? È chiaro, raccontamelo, convincimi. Cioè, magari c'è una... ma raccontamelo, ma sono cose che vanno viste. È chiaro, te l'hai visto... No. E allora però... che cazzo vuoi? Però... ma io non ne parlo male. Beh, io ho visto i trailer e mi fa cacà. Sì, adesso guarda, il trailer giudichiamo, no? Adesso diamo l'Oscar in base al trailer. No, ma vabbè, no, infatti no, c'è ragione. Ma poi è evidente che sono io che della vita non ci ho capito un cazzo, perché questo si è trovato la ragazza broccolandola con film splatter e meme, quindi do cazzo vado, cioè... Ed è qui che volevo arrivare, Paolo. Sì? Fede, la mia domanda è... Io no, questa è la cosa. Il mio argomento che porto stasera è: che cosa ne pensate, signori, delle ragazze dell'online dating? Ah, questo era l'argomento. Ah. Sì. Quindi stiamo cercando palesemente di mettere in difficoltà Fede, cioè. No, non è che in difficoltà, cioè. No, che cosa ne pensate dell'online dating? Quali sono le vostre esperienze, se ne avete avute? E... Rivolgi la domanda a uno in particolare, perché se no qua non ci si sorte. E partiamo da Fido Cosmo. Vai. Che è una buona alternativa. Ciao Luana. Ciao Luana, sì, infatti. È una buona alternativa alla vita vera, in quanto internet è una buona alternativa alla vita vera. Luana è un bravo ragazzo. Luana è una buona alternativa alla vita vera, tra l'altro. Sì. Andiamo avanti. No, quindi, cioè... Federico, hai avuto esperienze di online dating? Sì, con Luana. Vuoi arricchire per caso questo racconto? O... No, volevo sentire le risate di Valerio. Si sta cercando sotto, Fede, non vuole sentire le risate, questa è la cosa. Cioè, sta tipo camminando in punta di piedi su delle uova piene di merda. Sempre minorenni, stiamo camminando tutti su delle uova in punta di piedi. Assolutamente, però come degli adulti noi ne stiamo ridendo. Anch'io ne sto ridendo. Anch'io ne sto ridendo. Clac. Con la voce tremula. Comunque, sì, quindi te l'hai usato una volta e hai trovato l'amore della tua vita, a posto, no? Sì. Ok. L'ho usato una volta, l'avevo lasciato lì a non fare un cazzo. Hai appena detto che è l'amore della tua vita. L'ho fatto, sì, l'avete sentito tutti. L'hai fatto. È una cosa perfettamente lecita da dire ed è bellissimo. Facciamo un applauso a Fede Cosmi. Paolo, io non vengo più nel podcast. Cosmi, se vi sposate, io voglio ufficiare il matrimonio. Ma anche se perché sei il babbo. Fanculo, ti ammazzo. Ti taglio le palle quando ti vedo. Sì, Omar, e le puoi ufficiare. E le regalo a Kirtan. Ah. Che le palpeggia tutte le sere. Mentre ha dei momenti intimi con la ragazza. Cosa sta succedendo nel frattempo? Sono le palle di Brody che si sta... che fanno... No, questo è tipo lo sguardo di Kirtan mentre Omar gli consegna le palle con gli angioletti intorno, tutto felice. Oppure dovrei, come segno di pace nei confronti di Kirtan, dovrei... Oppure me lo immagino... impegno le palle di Brody. Sì. Me lo immagino tipo quando in Zelda Link apre la cassa con la musichetta, le palle di Blood. Le palle di Blood, le carte di... sì, le... Comunque, scusate, totalmente estemporaneo e a buffo, ma giravo e mi è capitato davanti. Cosa? Quella volta che Dave Grohl ha detto ai gemelli diversi che facevano schifo. Sì, guarda, l'ho visto anche io. Ho andato a Paolo, è meraviglioso. No, è bellissimo. Successo sul serio. È successo sul serio nel 2002, tipo. Nel 2002, sì. Sì, no. Sentava quella fregna di Giorgia Surina. Quante... Che fine ha fatto quella là, tra l'altro? Per non lo so. Beh, sarà invecchiata e non sarà servita più. Probabile. Funziona così con le femmine. Sì. Comunque, piccola interruzione storica.
100 anni fa, nel 1917, c'era la rivoluzione russa. No, scusate. Proprio oggi, il 1 agosto, la lettera di Papa Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti durante la prima guerra mondiale. Ma vaffanculo, Bloody. 1 agosto di non mi ricordo che anno, passeggiata lunare di Apollo 15. Ah, meglio del Papa. Ma 100 anni fa questo. 100 anni fa, rivoluzione russa, ribadisco. Nel 1990, il 1 agosto, l'Iraq invade il Kuwait. Dai. Allora, io vorrei un attimo rispondere rapidamente alla domanda di Bloody. La risposta è questa. Io c'ho... Cambiare il discorso era meraviglioso. Sì, lo so, me ne rendo conto, però sennò qua non si finisce più, bimbi. Allora, io ho 35 anni, lo ricordo, sono il più vecchio, sono sempre stato il più vecchio di qualsiasi comitiva di amici che abbia mai avuto. Ora, grazie Bloody, lo apprezzo. La questione è questa. Cioè, io sono... cresciuto in fasi, in ere in cui internet non c'era, era la corrente alternata in cui non sì, esatto, in cui internet, diciamo internet stesso non era, moriva quello, ancora di polio, non era quello, ticheti, porca madonna, vabbè, Omar, quello anche io. No, vabbè, in cui internet stesso era visto in maniera differente, perché era qualcosa di molto differente rispetto a ciò che è adesso. E mi ricordo tipo ancora gente che magari era in classe mia che ha trovato consorte in qualche modo su internet. Ah, quella si è andata a mettere con quello che l'ha trovato su internet. Ah, che troia, tipo cosa di questo tipo qua. E quando invece oggi è la cosa più normale del mondo. Solamente che nel mio personalissimo caso, anche in momenti in cui avrei voluto cercare, non l'ho praticamente mai fatto a causa del retaggio di questa cosa. Mettiamola così, del retaggio del fatto che vai là semplicemente con l'idea di dire: ah sì, sto cercando questo, e quindi è un, manca un po' di Paolo. No, lo so, ma ti spiego perché lo so, perché è sicuro che si sente che si va ed è fidanzata. Ecco, vabbè, io queste cose non le voglio vedere, non ci voglio avere niente a che fare. L'unica cosa che magari dal punto di vista mia mi veniva da pensare è che siamo tutte e due su questo posto per lo stesso motivo. Viene meno anche quella minima farsa del conoscersi, sorridersi. Farsa. Capito? Cioè viene meno una farsa, è un punto a favore. La fase del corteggiamento, insomma. Esatto. Punto di vista del millennials, il punto di vista di... Ma io lo rispetto. Gli escrementi dalla finestra. Ma io lo rispetto il punto di vista suo per un motivo molto semplice. Ci abbiamo tutti internet oggi, non è più come 20 anni fa. È diverso proprio il contatto, il rapporto della gente. Cioè adesso su internet ti trovi letteralmente chiunque. All'epoca no. Però comunque non è che se ti scrivi un messaggio e ti risponde vuol dire che siete sposati. C'è comunque il corteggiamento e cose del genere. Chiaro, però se ci siamo... A parte dall'intento, diciamo. Capito? Esatto. Il corteggiamento su dick pic, Cosmi, dai, su. Quando conosci una ragazza per strada, anche se ti piace, non gli dici ti ho contattato perché mi piaci, cioè ti sto parlando perché mi piace. Ti fai vedere il cazzo per strada. Per strada. È l'equivalente della dick pic su Tinder. Ma il punto, infatti, secondo me è quello: non c'è niente di male di per sé, però. E ti ripeto, questo non è un pensiero cosciente, è un retaggio di altre generazioni probabilmente, ma l'idea, siamo qui, siamo iscritti, io e te persona stiamo parlando e ci siamo trovati e qui, volevamo tutti e due scopà, esatto, quello è viva la domanda offerta. tra le altre cose, infatti non c'è niente di male col voler scopà. Però essenzialmente io, nella mia totale incapacità di vivere, ho sempre cercato relazioni e non ho mai cercato ma poi basta. Non ci trovi la ragazza che amerai per sempre. Chiaro. Fede Cosmi. Che c'entra? Vabbè, ora pure tu, non essere. Che poi non era Tinder. No, questa era cattivissima, scusa Luana. No, ma soprattutto io vorrei dire una cosa per Luana che ci sta sentendo in questo momento. Io non lo penso, io non penso che ci sia niente di male nei confronti di questa cosa. Ma davvero, ma perché i tempi sono cambiati. Resta il fatto che quello che provo io
nei confronti di questa cosa purtroppo mi rimane addosso, e si è concretizzato nel fatto che sei un vecchio bigotto di merda. Esatto, e si è concretizzato nel fatto che io sono sempre qua in Inghilterra, ci sono venuto, come posso aver detto altre volte, a causa di una ragazza. Con questa ragazza è finita malissimo. Quando è finita malissimo e ero per strada, nel senso, ho deciso di appendere il pisello al chiodo. Sì, esatto, no, l'ho anche installato Tinder e mi sono iscritto e tutto quanto, e mi sono fatto un giro, e la mia esperienza è stata che l'ho disinstallato 20 minuti dopo. E non ci posso fare niente, non riesco, cioè mi rendo conto che bisognerebbe approfondire di più, che bisognerebbe un attimino capire come funziona, eccetera, eccetera, che non c'è niente di male, lo ripeto, niente di male. Però come funziona? Ho visto questo esercito, aspetta, ho visto questo esercito di tardone di 40 anni che mi venivano proposti da Tinder. Ma le imposti, dimmi di età, imbecille! Sì, allora, sì, però a prescindere da quello, quello è stata la prima impressione che mi ha dato, che questa è la gente. Devi mettere 18-20 su Tinder. No, come 18-20? 18-20! Ha ragione, Omar. Sotto i 18 Omar ha ragione, Brody. Ma te c'hai 16 anni, Cosmi, cosa vuoi? Va bene 18-20. Per te sono vecchie 18-20, Cosmi. Sì, no, dico, visto dall'ottica di Omar, Omar ha ragione. Ecco, okay. Io che ho 28 anni, insomma, già una ragazza di 20 anni è troppo piccina, perché cosa c'ho da spartire con una che deve iniziare l'università? Vabbè, la fava. Era solo quella. Chi l'ha detto? La fava. Cioè, è quello. Cioè. Ma appunto, solo quella. Nel senso, dopo su che gliel'hai data una volta, due volte, tre volte. Senza frecciata a Cosmi, su Tinder rimedi dove infila il pisello, non rimedi la donna della tua vita. In generale, di solito. Poi può capitare tutto, ripeto. L'80% delle volte. Sì, poi può capitare tutto, però di linea di massima. Se cerchi la donna nella tua vita, la cerchi a modo, se vuoi scopare. Ma anche per strada non raccatti, diciamo, la donna della tua vita. Dipende, dipende quale strada, se è una tangenziale, se sei in mezzo. Sulla di notte, no. Appunto. Vabbè, quindi Paolo ha trovato la sua vita sulla Aurelia di notte. Che voglia. L'uomo della mia vita ho trovato. Sì, il trans. Forse un brava donna. Quindi Omar, qual è la tua esperienza con l'online dating? Ma lo usicchio, ma non ne sono entusiasmissimo. Hai mai avuto successo? Non ti chiedo i dettagli, però... Sì, qualche volta sì, ma molte, ovviamente. Vabbè, diciamo che se ti conosco abbastanza non credo che tu sia uno che ne fa un uso... Cioè, che stai là giornate intere a fare le selezioni su Tinder. Cazzo, c'è tempo. Appunto, o voglia, perché se avessi tempo non staresti là a fare solo quello, nel senso, dai. Bloody, dici la tua invece di esperienza. La mia esperienza risale tipo a 4 anni fa, la mia prima esperienza, e ero ottimista perché pensavo che, insomma... persone, sì, esatto. Pensavo che persone simili tendessero a riunirsi in luoghi simili, un po' come nel film quello Io Robot, dove aprono i container e scoprono che i robot si sono avvicinati tra di loro al buio. E quindi magari mi aspettavo appunto che ragazze che avessero magari una mentalità simile alla mia andassero cercando cose o si trovassero in situazioni simili alle mie, per cui potevo magari trovarne una a me congeniale in uno di questi Loki, Ameni Loki. Ok. Fratello di Thor. In realtà le ho trovate pure. Però o sono pazzo anch'io e quindi le ho trovate simili, oppure, non lo so, il mondo del... Sì, tu sei pazzo. Io sono oggettivamente pazzo. Io però... voglio capire dove vuole andare a parare, però. No, voglio andare a parare che negli ultimi... Cioè, poi mi sono disiscritto, però sono stato per un periodo su OkCupid, ok? Mm-hmm. E sono uscito con 3 ragazze, okay. Di cui
con una mi ci sono anche tipo messo insieme un paio di mesi, e, ma erano tutte fuori di testa, sinceramente. Non mi sento di consigliare quel tipo di approccio, perché io sì. A te ti è andata di lusso, Fede, dai. A te ti è andata bene, ma infatti... Se è andata bene a me, Paolo, può andare bene a tutti. Buona camicia a tutti. No, è tutta un'altra età, tutto un altro setting, tutto un altro range. Metti che qualcun altro della mia età si sta ascoltando il podcast. No? Ma infatti stiamo facendo una grossa separazione di età, poi spero che qualcun altro della mia età non ci stia ascoltando in podcast. Infatti... Però sì, no, mamma ci denuncia. No, in realtà non è nemmeno colpa delle ragazze che frequentano quel sito, è colpa del tipo di ragazza che attraggo io. Quindi forse è colpa mia. Forse è colpa di Vantosciali. Ovvero... Questa la foto col cane, no. Questa fuma, no. Esatto. Questa straniera, no. E questa, no, che vuoi? No. Che vuoi? Sono uscito con ragazze che fumavano e... Cioè avevano i cani e bestemmiavano quando contemporaneamente. Io non sono fumatore. I cani non li ho mai avuti. Decisino, quella classica panca bestia con i cani. Farebbe un sacco ridere. E ci scherzi, ma per davvero? E io sono stato 2 mesi con una pazza scatenata che era tipo una wicca. Oh buon Dio. Detto, quando andavano le mani a ste cazzate, quanto l'avrei volute prendere tutte e ammazzare. E c'aveva no, io sono Wicca, che cazzo dici? Aggiornatemi, cos'è Wicca? Roba dei primi del 2000, sì. Che per fortuna sono. Vabbè, erano d'archettone streghesche e basta. Cioè, che cazzo vuol dire streghe? Non esistono! Esatto. Chiedilo a Pascarella e ti risponderà un'altra cosa. Dai. Ma scusa, se io dico che sono un dungeon master, mi prendono per il culo. Se uno dice che Wicca, non la prendono a schiaffi. Dipende. Beh, a chi lo vai a dire, come sempre. È giusto che determinate cose restino prese per il culo, come è stato e come dovrà sempre essere. Già. Sempre il carattere del nerd. Esatto. Comunque io mi sono reso conto che non devo cercare una ragazza a cui piacciono i videogiochi. Devi cercare un ragazzo a cui piacciono i videogiochi. No, quello non avrei bisogno di cercarlo. Guarda, qui dentro fra tutti mi vogliono toccare tutto l'uccello. No, io no. Solo Kirta. Solo Kirta. Poi adesso capisco che Lego tutto il resto. Comunque, me l'online dating ha funzionato in realtà. È che forse ha funzionato, sai come si dice, no? Be careful what you wish for. Vabbè, hai trovato, però magari non proprio quello che avresti voluto. Ma magari sarebbe successa la stessa cosa anche dal vivo. Ma magari farlo ora o farlo 10 anni fa sono 2 cose diverse, Blo. Ma io ti ho detto, l'ho fatto 4 anni fa, non 10 anni fa, quindi in realtà più o meno, okay. Sì, poi ora un tempo si usavano i siti di incontri veri e propri, ora c'è Tinder che è una sorta di, è come andare al supermercato e scegliere la merce sullo scaffale, vedi direttamente la foto e non c'è nient'altro, le persone a me piace conoscerle, ecco, e basarsi sull'aspetto e basta... No. Ma se non ti piace anche esteticamente... Quello è giusto, cioè è chiaro che deve essere diciamo un connubio. Senti come mi esprimo con eleganza stasera. Madonna, e poi come ci insegni te, Bloody, dalle foto capisci esteticamente, ma dal tipo di foto capisci anche molto della persona. Certo. Sì, no, è vero. Dalle foto non era una battuta. Sì, ma faceva ridere uguale. Perché sì, la ride è perché noi sappiamo il contesto. È ovvio. Dalle foto si capisce il carattere di una persona, o almeno a grandi linee. Cioè, nel momento in cui magari vedi la foto di una ragazza che ne so, è vestita tipo indiana, non indiana d'America, indiana dell'India, o cose simili. E poi un secondo dopo e guardi questa cosa e magari c'ha degli strani orecchini o cose simili,
poi vai a vedere il secondo dopo e fa pratico yoga, è un altro indizio, no? Ok, sì, no, ho capito cosa intendi. Poi ti contatta e ti fa, ma di che segno sei? E qui inizi a capire che le tue prime impressioni sono quelle esatte. Vabbè, sì, no, ok, quello capita, però, nel senso, questo non significa scartare una persona da un attributo. No. Per esempio, se nelle foto di una ragazza scorri le foto e su 6 foto ce ne sono 4 dove c'ha la sigaretta in bocca, è chiaro che il fumo fa molto parte della sua vita e io che chiaro. Non sono assolutamente interessato a condividerlo, cioè, no, non è un che po' mi di cancro ai polmoni, non lo vuoi? No, non è che mi dà fastidio, però... ai polmoni? No, il cancro ai polmoni non mi dà fastidio. Scusate, ho dovuto sputare un grumo di sangue. No, non è che mi dà fastidio, semplicemente nel momento in cui una persona ha una dipendenza talmente forte che diventa quella la priorità, come ti dicevo l'altra sera, Paolo. Se la trovi che quella la priorità, sei fortunato, se la trovi che ce n'ha una sola di dipendenza, sei fortunato. Sì. No, per esempio, sono stato con una ragazza l'anno scorso che appunto era una fumatrice di quelli che ne deve accendere una ogni 5 minuti, no? E io vedevo che non c'era, cioè, quella cosa lì, quell'esigenza lì veniva prima di qualunque altra cosa, ed è grave secondo me. Sì, vero. È grave avere questa dipendenza. Posso capire Cosmi che ogni tanto si fa una canna, però... Non è vero, smettila! Smettila! Come non è vero, ma come... O chi come Paolo fuma saltuariamente. Però chi ne ha bisogno? Cosa? Paolo saltuariamente mi sembra un po'... Ma io fumo saltuariamente, è vero? Che cazzo vuoi? Ma chi ne ha bisogno per stare meglio? Vuol dire che c'ha le priorità un po' sballate, cioè nel senso, vuol dire che è arrivato al punto dove... Vuol dire che è com'è, cioè nel senso che vuol dire che secondo lei va bene così e se per te non va bene così e fai bene a non cercare questa persona. No, chiaramente, è ovvio. È che cioè, se dopo la scarta è ovvio. Sì, la scarta. Esatto. È che ecco, se a lei va bene così, va bene che chi se ne frega della mia opinione nei suoi confronti, questo è chiaro. Però non so, è come dare più priorità a un oggetto che a una persona, non lo so. Sì. Ma gli oggetti sono meglio delle persone. Sono infinitamente meglio delle persone. Dipende che oggetti. Un vibratore, per esempio. Ecco, vabbè. Ma un po' più di enfasi ci vuole, Brody. Mettici un po' di passione quando dici queste cose. Comunque, in realtà, appunto, l'online dating per me funziona. Perché alla fine penso di essere una persona anche abbastanza interessante. Un po' scemo, ma interessante. Secondo me funziona e funziona sempre di più nel giorno d'oggi e diciamo le riserve che c'avevo io 15 anni fa avevano senso all'interno del periodo in cui le sono state formulate, mettiamo così. Sì. Ragazzi, andrebbe da andare verso la conclusione? Siamo quasi a 2 ore. Cioè, fare 2 o 3 di quel gioco di... Sì, volevo fare quello, infatti c'ho già il link aperto. Ah, a proposito, prima che me ne dimentichi, se sei arrivata fino a questo punto e sei sopravvissuta a questa mia disquisizione sull'online dating, salute a te, o giovane donzella dai capelli blu. Ok, ora l'ho detto, possiamo proseguire. Ma sei un... Le passerai il link a quella. Però dopo mi devi aggiornare. No, veramente. Paolo, ne parliamo dopo. Assolutamente sì, va bene, andiamo avanti. E Omar, sì, anche te, ho messo il link qua in chat. Sì, Robert. Niente, funziona visto così. Se parlava di online dating, ragazze, posso fare un'interruzione anch'io? Prego. Se potete augurare tutti buona fortuna a Luana, che tra un mese sa l'esame di recupero e sta studiando con la matta. Cioè, ma pure l'esame di recupero, cioè, ma pure quei debiti esce questa. No, ma non ce l'aveva debiti prima di conoscere lui. Infatti. Lui l'ha iniziato a offrire una canna ogni giorno che si vedeva. Mamma mia, ma come cazzo? Le augurate buona fortuna, per favore.
Sì, le auguro buona fortuna, ovvero trovare una persona migliore di te che sei un'influenza nefasta sulla tua vita. Poi, oh, come sei nefasta. Guarda che se continua ad uscire con te finisci a fare la sciampista. Io te lo dico. Solo perché sono Luana. Questi sono i migliori auguri che riusciamo a farti. Non te la prendere, vengono veramente dal cuore. Il problema è che il nostro cuore fa schifo. Però... sì, scusa, Ciruana, siamo persone orribili. Siamo gli amici del tuo ragazzo. Ecco, ci sto mai fido Cosmo. No, that fucking whore. I can show you the Cosmo. Comunque facciamo sto giochino qua, molto semplicemente funziona così, cioè noi leggiamo la cosa ovviamente traducendola e la proponiamo agli altri e vediamo chi... No. Come no? Ah, scusa, ho letto quello che mi è capitato a me. Ecco. Vabbè, a me me ne è capitata una molto giusta, quindi francamente mi verrebbe quasi da dire che inizio io, così almeno passa a quell'altro. La mia domanda è: preferireste essere sempre in ritardo o essere sempre non preparati? E con non preparati scegliamola in senso lato, nel senso non preparati per qualsiasi cosa dobbiate fare, insomma. Io vivo in ritardo, quindi la scelta è ovvia. Io vivo in ritardo anche io, quindi non c'è problema. Io non vivo in ritardo, però sinceramente preferisco arrivare tardi che arrivare in tempo, ma non sapere che cazzo fare. Anche io la sceglierei così. Guarda, io sono un tipo che sa improvvisare un sacco, in momenti di stress. In momenti invece di calma non so improvvisare affatto. Però, quindi preferisco arrivare sempre impreparati, perché qualcosa mi invento sul momento. Sì, però Bloody, ci sono certe evenienze in cui non riesci a inventarti sul momento. Tipo, arrivi in ospedale e il figlio è tuo. Ma... Esatto. E cosa ti inventi da quella? Inizi a parlare messicano. Io non hablo italiano. Inizia a fare no, e vai via. E comunque, Bloody, sei accompagnato da un mero 18% delle risposte, renditi conto. Vabbè, perché alla gente non gli frega nulla di essere in orario, mentre quindi a me sì. È vero. Dai, Bloody, va. Allora, la mia c'ha la bellezza dei 666 commenti, quindi numero tondo. E preferireste, signore e signori, essere sordi e non avere gambe o essere ciechi e non avere braccia? Aspetta, ci devo ragionare. È abbastanza a senso unico, eh? Sordi e non avere gambe o ciechi e non avere braccia? Mm-hmm. Beh, sordi e non avere gambe. Sordi senza gambe. Sì, sordi senza gambe. Vabbè, la cecità è brutta. Bloody, pure te, no? Sì, la vista è più importante. E le mani, Dio cazzo. Anche le mani, sì. percentuale? Sì, almeno hai accesso al porno. 80% come noi. Chiaro. Ne ho una anch'io bella. Vai. Vivere fino a 80 anni ma essere morbidamente obeso, se è scritto. Mm-hmm. O vivere fino a 50 anni ma avere un look da supermodello. Vivere fino a 35 anni obeso, no. Io preferirei vivere più a lungo e essere schifosamente obeso. Penso anche io, sai, tutto sommato. Perché sinceramente del mio corpo me ne frega fino a un certo punto, mi interessa la mente. E comunque non è obeso, è morbidamente obeso. Ma non penso morbidly sia... non è morbidamente. Infatti. Però. Cosa vuol dire? Vuol dire in maniera malata, in maniera grave. Ah ok, no, allora no, io dico 50 anni. Ma poi perché? Doveva essere un fattore determinante il fatto che uno è morbido. Sì, infatti. Sì. Se soffice. Ah, ragazzi, c'è la domanda del secolo. Vabbè, intanto finiamo di rispondere questa. Io dico 50 anni, ma col look da supermodel. Io dico ancora l'obesità. Voi altri? Non lo so, io dico... Non voglio vivere a lungo, non me ne frega un cazzo del fisico. Vamo a 60 anni, 70 anni, normale, no? Vabbè, dai, quindi te voti 80... No, voto 80 obeso. Però...
cioè obeso comunque ti intralza abbastanza anche con gli 80 anni che vivi. Però sono riuscito a campare fino a 80 anni e te sfigato che hai fatto palestra e hai mangiato sano, sei morto a 50. Aspetta, non è specificato che devo continuare a fare palestra. Magari sei morto a 50 perché lui ti sei lanciato addosso. Ah. È uguale. Perché no? Io ho vissuto la mia vita di sfaceri, tu hai vissuto la tua vita di stenti per vivere a lungo, io vivo e tu muori. In effetti. Ok, abbiamo risposto tutti. Laugh and grow fat. Laugh and grow fat, che era... è Fatman, ok? Eh sì. Vai, Omar. Preferiresti essere un centauro o essere una sirena? Sì, sirenetto. Tritone, beh, comunque, penso che sia. Sirenetto è più bello. I centauri sono dei fighi. Dice molto la risposta. Ma dai, il centauro, aspetta, di preciso come è fatto? È un cavallo umano. Ah, ok. Io voglio essere un centauro, ma con le arti. Vai, Lodi. Io in realtà vorrei essere un tritone. Ok, Paolo. Mi piace l'idea, perché a parte che secondo me le sirene sono strafighe, quindi magari è per quello, nel senso, per avere una della mia specie che mi garba. Dirò la mia opinione alla fine del sondaggio, terremo molto in considerazione quello che hai detto, Brody. Ma io francamente la penso abbastanza come Bloody, semplicemente perché sei una creatura marina, c'hai più libertà, sei fatta come Cristo comanda, cioè sei una specie compiuta, non è che sei un cazzo di cavallo misto a una persona. Come cazzo campi, che fai? Io voglio perché una sirena è una creatura compiuta, cioè c'hanno una sono senzienti quanto le persone, uguale se la vai a vedere poi. Sì, ma sono senzienti quanto le persone, e hanno una società proprio anche, umana. È no, senziente, pure i centauri sono senzienti, no, e hanno una loro società, mitologica. Ma vivono mezzo come bestie. Vabbè, quelli vivono mezzo al mare, i centauri vivono nel bosco, non vedo molte differenze. No, no, c'è più... Ma tu c'hai l'idea della sirenetta della Disney, ma sì, non c'hanno... Diciamoci la verità, a Paolo piace un po' il pesce. Ma... Anche Paolo vuole essere un sirenetto. Io dico centauro, ma aggiungo che voglio anche le corna da servo a sto punto. A quelle ci pensa Luana, tranquillo. You just got served. You can't see me. My time is now. Silver plate. Scusa, sì, fede, sì, scusa, niente da dire. 10-10. Omar, sei un pezzo di merda, ma era doveroso. Era assurdo. And his name is John Cena! Comunque, anch'io voto centauro, anche perché è il mio segno, sto fisso fighi i centauri. Ma poi c'è una ragione peculiare, che si ricollega a tutto il ragionamento di Bloody. Il 47% di persone che ha scelto di essere sirena, sirenetto, 47% di persone che si farà le pippe sulle uova delle femmine. È vero. E il suo atto sessuale sarà quello. Ma vabbè, bello, non perché è invece l'atto sessuale tra gli schifi là invece è una figata. Ah, cioè, cazzo di un cavallo. Vuoi mettere? Sì, è... Paolo, sì, sai, non c'è competizione. Cicciolina docet. Esatto. No, ma poi... non sono d'accordo. Secondo me hanno il membro. Hanno il membro. Il sotto è da pesce. Si riproducono come i pesci. La femmina caga fuori le uova. Perché ce l'hanno sotto le scaglie? Dai, c'hanno tipo una tasca. Da dove pisciano secondo te? Quindi le sirene? È come i pesci. Non pisciano, cagano il filetto di merda. Che schifo. Che poi sono un po' più grossi dei pesci, quindi 3 chilometri di filo di merda. C'è un filetto che ti esce dal dietro, puliscitelo. Non è un filetto, tipo 3-4 chilometri di filo. Nuota via, merda. Nuota se non ti si stacca, dai. Okay, okay. Di merda, che sei sotto pesce, sei come un pesce, punto. Uffa, vabbè, allora che devo fare? Ci sto, pazienza, ma vado in giro col filo di me. Attaccato al culo, Paolo. Sì. Scuoti la coda, scuoti la codina. Flap, flap, flap. Non fare anche il verso, Paolo. Vabbè, per scacciare il filo di merda.
Facciamo l'ultimo giro rapido e poi si saluta. Vai, sì. Dai, allora la fo' io. Vai. Cosa cazzo vuoi? Sì. Ho letto la mia domanda. Ah, ok. No, questa no. Aspetta un attimo solo, Ne ho una io bella, se volete. Vabbè, no, questa l'abbiamo... Sì, va, la fai te, senti, dai. Intanto tu, vai. Preferisci? No, non ho sentito, è passato l'inferno. Si è sentito... la dovete andare a sentire poi nel podcast quando lo pubblico, perché si è sentito chiaramente... Preferisci? Scusate. Prego, prego. Preferiresti... pisciare ininterrottamente per tutta la tua vita o piangere ininterrottamente per tutta la tua vita? Oddio! Piangere o pisciare? Sì. Vabbè, piangere, scusami. Io non puzzo. In effetti. Effettivamente. In effetti io ho dovuto piangere, sì. Percentuali? La percentuale è 60% piangere. Io mi chiedo l'altro 40% che cosa c'aveva in testa. Lo so, io all'inizio ho pensato catetere e via. Eh sì, ho capito, ma ininterrottamente. Sì. Cioè, diventa complesso, cioè. Uno ha commentato che non smette mai di pisciare deve farti sentire fantastico. Ma sicuramente, ma non vorrei mai provarlo. Comunque, allora, io ho trovato questa, che chiede se preferireste avere in casa un enorme dipinto di voi stessi o un'enorme statua di voi stessi? Dipinto. Statua. Statua. Dipinto occupa di meno e... Appunto. E basta. Appunto, statua e poi tipo un piccolo... Davanti a casa di 20 metri. Ma sai che c'è il dipinto... Cioè, la statua è 3D, ma il dipinto è a colori. Coloro la statua. Sì. Lo facciamo. Ma il dipinto... Ci proietto sopra col proiettore di colori. Ma sai, il dipinto in realtà è un'opera d'arte, diciamo, che lascia anche spazio all'immaginazione, quindi dipende dallo se stile. Fatta bene, se fatta bene può riprendermi da una luce diversa e farmi sembrare più bello di quanto in realtà io sia. No, il problema è che la parte migliore di me sono i capelli e quindi il dipinto non si vedrebbe. Vabbè, ma questa è la tua opinione di te. Ma nella statua verrebbero male, però. No. Dipende, si rifà la baio questa. Bravo, cazzo, lo stavo per dire, guarda. E comunque sia, solamente il 33% ha scelto il dipinto, a quanto pare siamo... Ma la statua è più maestosa. Sì, infatti, è grossa. O poi deve essere fatta bene, non è che è una statua del cazzo. Col martello di Dori in mano. Con la Z36 enorme in mano. Chi manca? Manca Bloody. La Z36, no, Bloody Cosmi, sei un genio. E allora, preferiresti avere sempre... le dita appiccicose o sempre l'alito cattivo? Oddio, sono due cose terribili. Dita appiccicose perché riesci a nasconderle meglio. Beh sì, vivo coi guanti, mi importa una sega. Ma come le fai, ragazzi, poi... le sigarette? Poi i guanti ti si appiccicano alle dita. Sì, ma se devo parlare con qualcuno non gli faccio così tanto schifo. Ho capito. No, comunque sono d'accordo. È più gestibile. Poi sono molto meno fastidiose le dita appiccicose che l'alito puzzolente. Stiamo votando tutti le dita, quindi? Sì. Numeri? 73%. Ok. È abbastanza ovvio. Ok. Omar, a te l'onore. Non la sono andato a cercare, ho semplicemente cliccato la freccetta e è uscita questa. Preferiresti essere nero in un quartiere di bianchi o essere bianco in un quartiere di neri? E 1279 commenti. Sì, il punto è, dipende in quale zona del mondo, sai com'è. Parla di un quartiere nella tua città. Nella mia città non ci sono quartieri neri. È quello il problema, non ci abbiamo il paragone. Nella mia città non ci sono quartieri. Sì, allora. Beh, io ho detto quartiere, quindi c'è vicinato, neighborhood. Secondo me è brutto in tutti e due i modi, lo sai. Ma no, dipende. Vabbè, in un paese civilizzato essere nero in un quartiere di bianchi è fatta. Dipende se che sei... bianchi e dipende che neri.
È quello il punto. Cioè, nel senso, non è... Cioè, se sono un nero che si ritrova in un quartiere di reghisti, potrebbe essere un problema. È capito, infatti. Non so veramente quale dire, sinceramente. Come se sono... è molto deciso. Vabbè, se sei sì. tipo nel Bronx, se sei fregato. Minchia. No, vabbè, nel Bronx... sta. Beh, divento un nuovo Eminem. Blo, te puoi fare Eminem, che sei bravo. No, ma Eminem è morto ed è stato sostituito da un soldier che non gli assomiglia nemmeno, è risaputo. No, non è morto, è insieme alla Tatangelo e Gigi D'Alessio. Ah, sì, a Reggio Moco. E la salma di Michael Jackson in casa di Mike Bonzone. Mike Bonzone. Mike Bonjackson. Mike Bonjackson. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Michael Giorno, ma vabbè. E... niente, quindi questo era il nostro podcast. Non abbiamo votato l'ultimo. Ah, non abbiamo votato l'ultimo, io non la so votare l'ultima. Io dico... non la so nemmeno io. Guarda, io voto essere nero in un quartiere di bianchi. Io voto bianco in un quartiere di negri semplicemente nella speranza che essere in un quartiere di negri sia meglio che essere in un quartiere di bianchi. Però non lo so. E lo dirai quando ti troverai negri a fumare il crack nell'androne del portone. Vabbè, 31% ha votato come te. Ah, 31%, va benissimo. Vabbè, allora mi riscoprirò spacciatore al massimo. Quando tua figlia si scoprirà un negro, ne riguarderemo. io preferirei essere nero in un quartiere di bianchi. Non per una questione che, cioè, magari i bianchi mi discriminano, eccetera, però perché ci sarà sempre c'è. Sarà sempre la figlia, appunto, di qualcuno che non mi discrimina. Va bene. Che mi apprezza per le doti che ho. Sì, non c'è bisogno di spiegarla ulteriormente. Tanto lo sai che sta per spiegarla ulteriormente, Paolo. No, Bloody no, è... vale a dire per il ritmo che ho nel sangue. Ah, nel sangue in basso. E per il cazzo, quindi, no? Sì, per la tumescenza. Molto bene. Ragazzi, dai, facciamo dei saluti, dai, su. Sì. Facciamoli, che io sto anche crepando di fame qua. Grazie al buon Omar, grazie al buon Fede, grazie a Obladi, a Vladi e a Blody. È difficilissimo da dire. Au revoir, mon frère. Grazie. I can see the land. I can see the land. Oh. I'm approaching le Mexico. Terra, olala, terra. Obladi, Oblada, olé Mexico. Ma quindi lei ha seguito il podcast mentre stava avvicinandosi alla terra? Of course, mon frère. I'm speaking through the telephone. Do you okay. want to speak with me? Lo sto facendo, no? Of course, okay, sì. mon frère. Au revoir, au revoir, mon ami. Au revoir e buon ammaraggio. Au revoir, you don't know my language. I'm speaking Spanish. Spanish, sì, chiaro. Non mi permetterei mai. buon ammaraggio Obladì e tanta buona fortuna nelle terre straniere. Vabbè, è sempre così questo, che palle, ma va bene, si vede che salta il segnale. Sì, è colpa di Mimà. comunque volevo ringraziare tutti quanti e ringrazio Marta e Luana. Ringrazio Marta e Luana fortissimo. Omar, fai un saluto. Omar, fai un saluto. Molto bene. Fede, fai un saluto. Okay. Buonasera, amici di Striscia. Bancone che si rompe. Per favore. Date un secondo. A posto. Esatto. Bravo. Ehi. No, non sei stato cacciato neanche una volta in tutto il podcast. In effetti ci volevo. Beh, un po' mi mancava. Ecco. Bloody. Sì, volevo ringraziare appunto tutti i nostri cari ascoltatori sì. che ci seguono ogni volta. Spero che se ne sia aggiunto qualcuno e se ci siete scriveteci nei commenti qual è la parte che avete apprezzato di più. E non c'è cascato, accidenti, non c'è cascato, maledetto, infatti. Maledetto, ma lo sapeva? Gliel'avevi detto? No, non gli avevo detto nulla. Maledetto, allora. Perché, abbiamo provato a invitare Kirsten ma non ha risposto, peccato.
Una volta lui mi chiamò mentre stavo registrando il podcast e non si ricordava che stavo registrando il podcast, sicché l'ho incluso a tradimento nella conversazione. No, c'ero io. Di che puntata era? Mandali indietro. Non me lo ricordo che puntata era. C'era Kirtar. Ricordatevele tutte finché non lo trovate. Basta guardare la copertina se c'è la faccia di Kirtar, insomma. Sì, infatti. Dovreste riuscire a farcela. Quindi, grazie a tutti. Grazie a chi si è collegato per la prima volta con noi. Scriveteci nei commenti quale parte vi è piaciuta di più e quale parte cambiereste, così potremo ignorarlo. E arrivederci alla prossima puntata. E Scriba, ci vuoi dire qualcosa? Ciao.